Bravissimo, gliela giriamo subito. Un attimo perché nel frattempo mi sto... non capisco perché la registrazione oggi tarda a partire. La Sovraccarico registrazione già sicuramente. c'è, Già Matteo. c'è. Mandiamo il link, la registrazione già No, c'è. Stai tranquillo. ancora non è avviata, È Presidente. avviata, Io la subito. grido. È avviata. Ah sì, e allora non so perché nel mio computer Stai non tranquillo, risulta. forse per te non è avviata, ma per noi c'è. Perfetto, e Mandiamoci il link allora. a Giulia Girolfi, per favore, che ha problemi tecnici. Chi ce lo manda? Il Matteo, consigliere procede Melluppo all'appello, per favore, facciamo sicuramente. intervenire all'appello. Ci penso io, lo faccio subito, Va scusate. bene, allora Grazie, Matteo, consigliere, quindi come sempre, come sempre. ripensa Fausto. Matteo, procediamo E all'appello, per favore. allora, buongiorno a tutti. Procedo all'appello della seduta 198 del 27 ottobre. Russo, chiami consigliere Russo. Presente. Presente. Argirolfi, In questo assente. momento Allora, a te la la richiamo richiamiamo. dopo, va bene? Carrania, assente. Ferrara, Presente. presente. Gentile, Argirolfi presente. Sì, sì, ora ti faccio consigliere. richiamare, Giulia. Già fatto comunque. Gentile, Presente. presente. Melluso. Presente. Tantillo, Presente. Argirolfi, Presente. presente. Presente, grazie. Sì, perfetto. Quindi, Presidente, sei consiglieri presenti, compreso lei. Va bene. Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Abbiamo già dato il saluto al nostro ospite, il dottor Pericone, al quale io darei subito la parola per quanto riguarda una relazione su quello che è lo stato su dei ponti, fermo restando che se i colleghi vogliono fare prima dell'intervento del dottore Pedicone un chiarimento particolare su alcune cose, in maniera che lo facciamo una sola volta, un passaggio, se no facciamo fare la relazione sullo stato dell'arte dei lavori e di manutenzione dei ponti e dopodiché facciamo le domande. Scegliete voi e procediamo. C'è qualcuno che vuole fare domande? No. No? E allora diamo la parola al dottore Pedicone sullo stato dell'arte degli interventi di manutenzione del ponte Oreto e Colleone. Dottore Pedicone, a te la parola. Sì, sono qua. Allora, Posso la solo sapere, situazione. chiedo scusa. Giulia, io te l'avevo detto. Volevo sapere se oltre al dottore Pericone c'è, come era stato delegato dall'assessore Prestigiacomo, anche l'architetto di Bartolomeo. Infatti, dovrebbe esserci anche lui, diciamo, perché tra l'altro mi ha telefonato, mi ha mandato la mail che avrebbe assicurato la sua presenza. Va bene, lo aspettiamo, nel frattempo lo aspettiamo. Qualche Io lo minuto. chiedevo solo perché sono arrivata in ritardo e non ho avuto modo di E verificare. noi abbiamo fatto, ho detto, abbiamo, siccome l'abbiamo salutato subito, gli abbiamo dato il benvenuto prima ancora dell'appello, ci siamo accorti che non c'era il dottore Di Bartolomeo, quindi non l'ho citato, sto aspettando che si collega. Prego, dottore Pedicone. Allora, la situazione è un po', è molto critica, nel senso che Dottore Pedicone, le ricordo che siamo sotto registrazione, quindi lei è giusto che io glielo dicessi. sì, Ah, lo so. perfetto, a posto, No, la vada. situazione è critica perché diciamo, il polo tecnico e in particolare il servizio Infrastrutture e servizi a rete, che diciamo, all'interno del quale c'è l'unità operativa che si occupa della manutenzione strade, ponti, sottopassi, eccetera, è in gravissima difficoltà per la
carenza gravissima di personale a causa dei pensionamenti, a causa dei trasferimenti e a causa delle cessazioni dal servizio per dipendenti che hanno vinto concorsi presso l'alta amministrazione e hanno abbandonato. Posso chiederle da quanto tempo è critica la situazione? Giulia, infatti è una domanda che poi secondo me è molto interessante. Facciamo finire prima questa relazione, appuntatevi tutte le domande e avremo tutti i chiarimenti possibili, però facciamo un discorso bello lineare perché così non perde il filo il dottore Pericone, dopodiché cominciamo con le domande. Prego, Gioia. Vai. Dottore Pericone. Stavo dicendo, la situazione è molto grave perché la mancanza di personale, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, perché l'amministrazione non ha tecnici strutturisti, quindi sono quelli che proprio sono addetti proprio al controllo, al monitoraggio e alla progettazione di opere di manutenzione o realizzazione, diciamo, di ponti. Siamo completamente sprovvisti anche in forza degli ultimi pensionamenti e dei trasferimenti che ci sono stati questi qua, diciamo, in precedenza presso altre aree dell'amministrazione o in comando presso altri comuni, di strutturisti, per cui non abbiamo personale adeguato per poter monitorare attualmente in questo momento i ponti in questione. Era stato fatto in passato, 2 anni fa, un monitoraggio dove sui ponti, dove si era, diciamo, da un gruppo di lavoro composto da tre tecnici, però purtroppo 2 sono andati in pensione e 1 ha vinto un concorso presso un'altra amministrazione. Ma uno è andato in pensione 15 giorni fa, però. Ma non era lui. Non era lui. Se no facciamo confusione. 2 anni, le ho detto, consigliere. 15 giorni si riferiva all'ingegnere Verga, per caso? Credo di sì. Sì, ma lui già non c'era, perché lui è stato in comando 1 anno a Ustica. 2 anni fa. Quindi... Giulia, facciamo. Però io non voglio essere, però le cose le possiamo dire bene, altrimenti è inutile, vi chiedo scusa, altrimenti non arriviamo a niente, non è che possiamo finire e ricominciare. Bene, in che senso? Vuoi i nomi? Non ho capito, se consigliere. Lei deve pensare che io sono qua da appena 1 anno e sono un dirigente amministrativo. Allora, intanto scusa, non era assolutamente. Non ho una memoria storica, per cui. Lo sappiamo. Non era, dottore Pedecone, ci conosciamo da tanto tempo, quindi sappiamo la storia e la genesi. Una critica a lei è che se l'obiettivo è capire, quando lei dice la situazione è critica sulle risorse, sia in termini quantitativi e qualitativi, a me sarebbe utile sapere da quando la situazione ma è critica. Ma Presidente, ma io non ho capito, io, non avevo detto facciamo io, una relazione. Giulia, ti prego. Parla solo una persona, Pedicone, ma è un caso. Fabrizio, pure tu, per favore, grazie, aiutami Fabrizio. Allora, vi prego cortesemente tutti i colleghi, voglio fare una riunione in tutta tranquillità. Facciamo finire l'intervento al dottore Pedicone, dopodiché apriamo alle posso domande. Posso fare un intervento sull'ordine dei lavori, allora? No, né dopo che finisce l'intervento dottore Pedicone, fai l'intervento sull'ordine dei lavori e su tutte le domande, le cose che vorrei fare. È solo perché tu la domanda prima non era stata fatta per ascoltare il e io te l'ho detto prima, okay, prima che lo so, però immaginavo che sarebbe stata una relazione. Lo so, ma io prima che iniziasse il dottore Pedicone ti ho chiesto se qualcuno voleva mettere qualcosa in più rispetto a quello che avevo detto. Purtroppo dobbiamo andare avanti in questo modo. Dottore Pedicone, scusi per l'interruzione, la prego di proseguire il suo intervento. Ognuno si prenda gli appunti e faccia le domande successivamente. A lei la parola, dottore Pedicone.
Grazie Presidente. Allora, stavo dicendo, presso il filo, diciamo, in questo momento non c'è personale. Abbiamo chiesto l'anno scorso, nel novembre dello scorso anno, nel novembre del 2019, all'amministrazione dei fondi per poter dare all'esterno questo incarico, a professionisti esterni questo incarico di monitoraggio, diciamo, dei ponti, per, come dire, attualizzare la situazione. Premetto che l'esito, diciamo, del lavoro fatto 2 anni fa da quella task force di appena 3 elementi, diciamo, dipendente tecnico nostro interno abilitato, la situazione non era preoccupante, però è chiaro che sono passati 2 anni e si è pensato di procedere comunque a un monitoraggio e anche alla progettazione, però purtroppo l'amministrazione non ha risposto alla nostra richiesta di finanziamento per questo tipo di affidamento a professionisti esterni, e quindi siamo rimasti ovviamente bloccati a quella relazione fatta dai tecnici di cui parlavo prima. Cioè, l'amministrazione non ha ritenuto di finanziare questa attività. Per quanto riguarda i fondi che riguardano, diciamo, il ponte Corleone, diciamo, c'è stata una, anche, come dire, il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, diciamo, ha scritto al Ministero dei Trasporti, diciamo, nel luglio di quest'anno, appunto, per sollecitare lo stesso a finanziare il raddoppio della i lavori, diciamo, di progettazione per la adeguamento, diciamo, dei ponti, sia del Corleone che del Loreto, e il raddoppio delle carreggiate, perché è previsto anche il raddoppio delle carreggiate dei due ponti, sia Corleone che Oreto. La richiesta è stata fatta dal provveditore, come dicevo, nel luglio di quest'anno, per un totale di 50 milioni di euro. 18 per il ponte Oreto e 11 per il ponte Corleone e 21 per altre opere che riguardano, diciamo, lavori di costruzione dello svincolo di via Perpignano, e rappresentando ovviamente la urgenza dell'intervento, perché sono opere che ovviamente hanno una importanza strategica per poter collegare la città, che sarebbe divisa in due, con problemi di collegamento e di intuibili conseguenze in materia, diciamo, di congestionamento del traffico, per trovare delle vie alternative che io stesso, diciamo, stento a poter, veramente per il ponte Corleone stento assolutamente a trovare, perché non mi sembrano assolutamente impossibili. Il Ministero, nel luglio sempre di quest'anno, del 2020, ha ovviamente assicurato il Comune di Palermo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
nella prossima legge di bilancio avrebbe fatto sì che questi finanziamenti sarebbero stati inseriti, perché ha, come dire, riconosciuto la necessità di finanziare queste opere, perché hanno, come dire, un'importanza strategica di cui già ho parlato. Nel frattempo non siamo stati con le mani in mano quantomeno mettere, diciamo, i due ponti, sia il ponte Corleone che il ponte Oreto, in una situazione, diciamo, di relativa sicurezza. Ma abbiamo un accordo quadro per lavori di manutenzione, cioè per, come dire, ripristinare le condizioni diciamo di manutenzione necessaria per rendere il ponte sicuro. E già, diciamo, siamo in stato avanzato, stiamo facendo gli accordi attuativi e, diciamo, pensiamo entro la fine dell'anno di poter già con priorità, diciamo, sia il ponte Oreto che ponte Corleone, di, come dire, dare disposizioni, appunto, alla ditta di procedere a lavori di manutenzione ordinaria, diciamo, del ponte, cioè non diciamo di realizzazione, ma quantomeno di compiere quelle opere, diciamo, minime, che consentano di avere una certa sicurezza, diciamo, nella staticità del ponte stesso. Ovviamente ci sono delle ordinanze emesse dal servizio mobilità e traffico, che sono state fatte su nostra richiesta, di limitare la velocità sui due ponti, perché è una condizione fondamentale, in quanto specialmente mi pare che il limite sia 30 km orari, perché specialmente non tanto per le automobili, ma per quanto riguarda, appunto, il passaggio di tir, che spesso sono di carico eccezionale, e non rispettando i limiti di velocità creano delle forti vibrazioni che possono essere, come dire, dannose per quanto riguarda la, diciamo, la staticità del ponte stesso. Questo è compito della Polizia Municipale, che più volte abbiamo sollecitato per il rispetto di questi limiti, ma, diciamo, non credo che io, passandoci da semplice cittadino, non vedo mai nessuna pattuglia della Polizia Municipale, o magari penso, è una mia, da ex comandante della Polizia Municipale, della istituzione di appositi autovelox, diciamo, nelle carreggiate proprio antistanti proprio i due ponti, per poter monitorare e sanzionare purtroppo questo non lo vedo. Ci sono le ordinanze, però ho, come dire, seri dubbi che vengano fatte rispettare la Polizia Municipale, che, voglio dire, non per gettare addosso la croce alla Polizia Municipale, che ho comunque sempre nel cuore, visto che ne sono stato per 5 anni comandante, anche lei soffre di una carenza di organico, che a voi sia pure nota, sì. Perché ormai il personale è anziano, i pensionamenti, già si è sotto 1000 unità, quando ero comandante io c'erano quasi 1500, ora praticamente quasi a sotto il migliaio, con un'anzianità di servizio che è, diciamo, di età, che spesso le pattuglie non riescono neanche a
a formarsi. Questo, diciamo, è, come dire, la situazione attuale. Bene, nel frattempo abbiamo notizie del dottore, dell'architetto di Bartolomeo. Alla segreteria mi rivolgo. No, Caronina, non abbiamo notizie. No. Presidente, no, non abbiamo notizie. Allora, fatemi una cortesia, cercate di contattarlo per partecipare ai lavori, così almeno sappiamo se arriva o meno. Nel frattempo invito i colleghi che vogliono fare delle domande a mettersi in prenotazione. Chi è che interviene per primo, così man mano scrivetemelo nella chat e io vi vado chiamando uno per uno. Prego, ha chiesto di intervenire alla collega Giulia Girolfi, ne ha facoltà. Grazie. Allora, io intanto volevo chiarire al dottore Pericone che magari mi sono espressa male, ma non era una critica a lei, era un tentativo di evitare di fare le domande e spezzettare la sua, cioè anche la comprensione del tema, ma non ho avuto la prontezza di cogliere il suggerimento del presidente che chiedeva di farlo prima. A me, allora, una considerazione che poi riassumo tutte le domande, che faccio però alla fine, perché avrei bisogno di una serie di informazioni. Mi piacerebbe sapere quando lei dice la situazione è critica per numero e per qualità e competenza, ovviamente si intende questo, specifica forse necessaria, delle risorse, a che tempo risale questo stato di criticità? Lei poco fa, quando io l'ho maleducatamente interrotto, ha detto che è qui da un anno e che quindi la consapevolezza ce l'ha da un anno, ma questa risposta che spesso ci viene data a me non soddisfa, nel senso che immagino che avrà ricevuto un passaggio di consegne, i numeri in qualche modo avrà avuto modo di confrontarli, siccome la denuncia che lei fa è piuttosto grave e a me servirebbe proprio per poter fare il mio lavoro, capire da quando si concretizza questo stato di emergenza, visto che lo stato di emergenza del ponte risale almeno al 2002, anno in cui è stata consegnata la relazione da parte del gruppo di tecnici progettisti incaricati sullo stato dei ponti, tutti i ponti. Quindi dal 2002 ad oggi sono passati 18 anni. In questi 18 anni la situazione che lei denuncia è sempre stata questa e la risposta dell'amministrazione è sempre stata altre priorità, o è una situazione che si è concretizzata negli ultimi 2 anni dalla relazione ultima che lei citava ad oggi? Ed è la prima domanda. La seconda è, mi piacerebbe sapere se di questa richiesta che lei ci ha raccontato di avere avanzato all'amministrazione di reperimento all'esterno di tecnici, c'è traccia scritta, cioè lei la richiesta l'ha fatta per iscritto e soprattutto la risposta che lei ci ha citato, usando anche dei termini piuttosto gravi, l'amministrazione non ha ritenuto di dover usare dei denari per un reperimento esterno, è a firma di chi? Vorrei un nome, se è possibile anche una data. Poi quando lei dice sono andati tutti in pensione, in realtà dei tre, io mi sbaglio, mi risulta che l'ingegnere Verga sia andato in pensione da poco tempo, 15 giorni credo, però non è facile avere informazioni, sembra che sia tutto molto non casualmente criptico. L'ingegnere Verga è attualmente il RUP del Ponte Corleone? Se sì, e lui è andato in pensione, quando si pensa di trovare un nuovo sostituto? Il RUP, e questa è la terza domanda, il quarto del... perché la seconda era voglio la firma, vorrei sapere la firma di chi ha risposto alla sua richiesta di integrare i progettisti per poter fare lo stato dei luoghi, aggiornare lo stato dei luoghi. Poi vorrei sapere la stessa domanda sul RUP del Ponte Corleone, la vorrei riproporre anche sul Ponte Oreto. Se esiste un RUP, quando ha avuto
ha ricevuto e in che modalità il passaggio di consegne. Se è un'informazione, ieri avevo provato, ma sono arrivata tardi in commissione, a coinvolgere, ma nella riunione di oggi, anche il RUP. Mi sembrava un ruolo fondamentale, però in realtà noi abbiamo convocato l'assessore, lei ha delegato e ha ritenuto di delegare non il RUP, quindi è una scelta dell'assessore in questo caso. Però vorrei delucidazioni sui due RUP attualmente responsabili unici del procedimento dei due ponti. Poi, quando lei cita l'accordo quadro, a mia memoria, adesso io non mi ricordo se nell'ultimo programma triennale delle opere pubbliche era inserito o meno, sicuramente era in quello di 2 anni fa. E qui mi ricollego alla domanda che anticipavo all'inizio nella premessa del mio intervento, che sintetizza un po' tutto. Questo accordo quadro di cui lei parla, mi chiedo scusa, che era inserito sicuramente nell'elencandone di 2 anni fa e che quindi avrebbe dovuto arrivare a impegno di spesa entro dicembre del 2018, almeno entro dicembre del 2018, perché non è arrivato a conclusione? Perché ad oggi che siamo a fine del 2020 con ancora un programma triennale che non è giunto, si parla di chiusura dell'accordo, visto che era nel 2018? Poi la domanda principe, no, però ne ho un'altra prima, sul concorso. Allora io mi chiedo, se non sbaglio, perché anche qui io della documentazione che ho richiesto ho avuto molte poche informazioni, a un certo punto invece di chiedere come normalmente si fa ai progettisti di fare l'aggiornamento del progetto, quindi rispetto ai prezzi e rispetto alla normativa che è intervenuta nelle more, quindi dal 2002 al 2014 o 15, non ricordo di che anno è il concorso, si è deciso di fare un concorso internazionale. Ripeto, era il 2014 o il 2015, quindi sono passati o 5 o 6 anni. In questi 5 o 6 anni di questo concorso, che cosa se ne è fatto? A che livello siamo arrivati? Poi, un'altra cosa, quando lei cita... Ho perso il numero delle domande, ma spero che magari lei stia prendendo appunti come ho fatto io mentre lei parlava. No, ho perso il conto, cioè me ne ha fatte talmente tante che non... Prendo l'appunto, dottore Pedicon. Di questo concorso appunto chiedevo le notizie perché non ne so più nulla. E poi quando lei cita... Neanche io. Ok, ottimo. Deve pensare che io sono qua da un anno, consigliere. Ecco, allora guardi, mi accingo a farle l'ultima domanda. Mi dispiace per lei perché credo che sia stato uno forse degli incarichi peggiori che le poteva capitare, però a me che il responsabile... Evidentemente ho fatto qualcosa, diciamo, di sconveniente. Ma però non è vero. Mi hanno punito mandandomi qua, probabilmente ha ragione, perché effettivamente c'è da perdere la ragione, cioè è un carico da perdere. Perché è una responsabilità enorme, perché come si legge tra le righe di quello che lei dice, noi di questo ponte ad oggi non abbiamo assolutamente la certezza che possa rimanere in piedi, non ce l'abbiamo, è inutile che ci giriamo attorno. Allora io se fossi stato nei suoi panni, per fortuna non ci sono, la prima cosa che avrei fatto è capire esattamente cosa era successo nei 17 anni precedenti per individuare un eventuale spazio in cui poter inserire quello che manca. Dopodiché avrei messo tutto per iscritto. Per questo mi auguro che alle domande che le ho fatto sul... Anche quando lei dice ho sollecitato la polizia, ma ci sono dei solleciti iscritti, io li posso ricevere tutti, perché a me pure risulta, io non lo faccio, non lo percorro come il collega Ferrara quotidianamente, ma mi capita abbastanza spesso, come a tutti i palermitani, e non mi sembra di vedere il rispetto delle limitazioni. Quindi lei dice che l'ha sollecitato, io mi voglio augurare che lei questo sollecito l'abbia fatto per iscritto, io vorrei ricevere, e se mi dice che lo vuole mandato per iscritto la richiesta lo faccio, ma fare una domanda in commissione equivale a una richiesta formale. Io vorrei ricevere la copia di tutte le richieste che lei ha inoltrato alla Polizia Municipale perché verificasse il rispetto dei limiti, comunque delle varie ordinanze. E arrivo alla domanda finale che un po' le comprende tutte.
preso atto che non abbiamo la possibilità, come ha ricordato anche l'ultima volta che ne abbiamo parlato in aula, l'assessore Arcuri, di escludere il rischio crollo di questo ponte. Perché il ponte è ancora aperto? E mi spiego meglio. Se lei ci racconta che con l'accordo quadro si è in procinto di chiudere per poter fare degli interventi di minima messa in sicurezza, se si parla di dover ancora fare la valutazione sullo stato rispetto all'ultima relazione di due anni fa, se tutto questo è in divenire, è ancora da fare. Nel mentre, com'è che il ponte è ancora aperto? Ora, a me che questo sia l'unica possibilità che la città abbia di attraversare verso sud, non mi soddisfa da un punto di vista banalmente di sicurezza. Cioè, per me la sicurezza dovrebbe essere prioritaria. Se in questo momento, per tutte le motivazioni che lei ha posto, il ponte non è sicuro, com'è che il ponte è ancora aperto? E le faccio un'ultima domanda. Quando lei io non ho detto che il ponte non è sicuro. No, non lo dico io. Lo dico io perché lo dicevano nel 2002 i tecnici incaricati, che poi sono stati inspiegabilmente sollevati dall'incarico, dalla decisione dell'assessore Arcuri di fare un concorso internazionale di progettazione. Lo dicono da esperti di ponte. Poi è stato fatto un intervento, una specie di... struttura metallica provvisoria nel 2002, stiamo dicendo provvisoria, sono passati 18 anni, quindi il ponte non è sicuro. E in una relazione che c'è stata letta in aula, addirittura è stato definito relativamente sicuro, che tradotto significa che nessuno ci ha voluto mettere la responsabilità. Io ho fatto perdere il filo a lei, e lei adesso l'ha fatto perdere a me, così siamo pari. Stavo facendo. Va bene, siamo pari. No, va bene, se occorre poi un'altra domanda, poi alla fine possiamo, dal dopo le risposte del dottore Pedicone, se ci sono una domanda che magari qualcosa l'ha dimenticato, qualche altra da integrare, lo facciamo. Va bene, Giulia? No, sì, ecco, me la sono ricordata, chiedo scusa. Prego. Allora, mi chiedevo se quando lei risponde alla richiesta inoltratale dal Presidente del Consiglio Comunale qualche settimana fa, raccontando quello che ha denunciato adesso a noi, cioè che non ci sono in termini numerici e di qualità le risorse per fare da 2 anni la nuova verifica, io mi chiedo, ma di questa... situazione, lei, indipendentemente dalla risposta alla domanda fatta dal Presidente, non ha ritenuto di dover informare per iscritto, ed eventualmente lo avesse fatto, posso avere la copia di queste richieste? Grazie. Se ci sono altre domande, credo che c'è la collega Giulia Gentile che voleva fare delle domande, rispondiamo poi tutti assieme. Dottore Pedicone, vuole rispondere prima questa tranche e poi successivamente alle altre? Ma per parlare uno si deve fare chiamare Giulia, o può intervenire anche tenendo il proprio nome? Come? Sarebbe benissimo. No. Dico, vogliamo... Dottore Pedicone, no, ha chiamato Milena Giulia, era solo una battuta. No, va bene, non ha importanza, Fabrizio. Pure io. Un lapsus, capita. Va bene. Qualche breve domanda, qualche chiarimento, perché già insomma la collega Ardiroffi ha fatto tante domande. In realtà quello che emerge insomma, in modo lampante è che il finanziamento di questi lavori, cioè parte con la delibera CIPE del 93, siamo nel 2020 ed è ancora il Ministero dei Trasporti risponde che se ne parlerà per la prossima legge di bilancio. Chiaramente questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, considerando che in tutti questi anni ci sono stati una serie di finanziamenti ad hoc per lavori strategici per Palermo. Poi pensiamo anche che le delibere CIPE si occupano di fondi sviluppo e coesione che attengono a un ministero, mentre adesso recentemente è transitato alla competenza del Ministero delle Infrastrutture, quindi mi piacerebbe capire, cioè, in tutti questi passaggi, se il Comune ha sollecitato adeguatamente i vari ministeri, perché insomma dal 93 ad oggi si sono susseguiti tantissimi governi.
E perché, perché non è stato lanciato un allarme vero e proprio, cioè nel senso che non si tratta di opere sulle quali si può dire vabbè, insomma, tutto sommato ce ne occupiamo dopo. Siamo arrivati addirittura, se non sbaglio, da quanto emerge dal comitato di indirizzo e controllo che si è svolto nell'aprile del 2017, con il quale si era avviata l'affidamento della progettazione esecutiva, si è fatto spirare il termine nel 2019 per la presentazione delle offerte nella gara dei servizi di ingegneria. Quindi, insomma, si sono fatti spirare termini importanti. Ora, ancora adesso discutiamo. Nel frattempo è intervenuto negli anni più recenti il patto per Palermo. Che è successo? Ecco, vorrei capire perché. Con i fondi del patto del Palermo questa opera si è bloccata. Mi rendo conto che lei è arrivato adesso un anno e quindi non è, magari non è informato di tutti i passaggi, però per quale ragione, visto che il patto per Palermo finanziava opere infrastrutturali importanti e strategiche per le varie città d'Italia, perché in quei fondi non si è riusciti a chiudere tutto l'iter delle progettazioni, e visto che comunque c'è di mezzo la responsabilità anche del provveditorato ai lavori pubblici, perché se non sbaglio c'è il decreto del 93 a quando risale la stessa delibera CIPE, ne stabiliva la responsabilità, perché non è stato sollecitato il provveditorato in un modo, o quantomeno se l'amministrazione l'ha fatto, perché non è stato denunciato pubblicamente, perché comunque questi due ponti sicuramente suscitano ansia e preoccupazione in tutti i cittadini, e quindi dico, non sono opere sulle quali si può dire vabbè, rinviamo ad ulteriori fondi. Ecco, a questo punto che cosa intende fare l'amministrazione? Perché insomma, la prossima legge di bilancio, non lo so, considerando che ci sono nel frattempo si utilizzano i fondi del patto per Palermo, a che punto sono? A che punto è l'utilizzo di questi fondi, lo stato di avanzamento, e se queste opere sono rimaste lì o se sono rimaste in parte, perché se non sbaglio erano cofinanziate una parte col patto per Palermo, una parte questi ex agenti sud che in teoria dovrebbero ricadere nelle competenze del Ministero per il Sud e non per quello per le infrastrutture. Capisco che è complesso, però l'amministrazione deve dare un segnale forte di risoluzione, di volontà di risoluzione, sollecitando anche le responsabilità altrui, perché non sono tutte dell'amministrazione comunale, ma sicuramente deve farsi promotrice di un sollecito forte. Poi per quanto riguarda il personale, è un problema che state sollevando tutti i dirigenti che noi invitiamo qui in audizione, e sarebbe il caso di sollevarlo. Io a questo proposito ho presentato un ordine del giorno che ho mandato anche all'architetto Di Bartolomeo per una sua valutazione, lo farò arrivare anche a lei, perché in realtà a questo punto è importante che l'amministrazione si dia una progettualità rispetto a tre modalità, quantomeno ad attività a breve, a medio e a lungo termine, perché se ci sono alcune urgenze come quella appunto di questi lavori che si possono risolvere anche con le progettazioni esterne, con l'affidamento all'esterno, è anche vero che, vista la carenza oramai strutturale, vanno affrontate con una certa progettualità, o comunque se l'amministrazione manca delle professionalità adeguate, per esempio utilizzare le piattaforme nazionali per le progettazioni di ingegneria, visto che non esistono strutturisti in amministrazione, e sicuramente prepararsi per concorsi, per figure strategiche degli uffici, perché ci rendiamo conto sempre di più che le figure strategiche di fatto si stanno riducendo a zero. Ora, Anche su questo l'amministrazione dovrebbe assolutamente attivarsi con velocità, e penso e chiedo se questo è stato fatto da voi che siete preposti, e che poi chiaramente inevitabilmente venite e ricadono su di voi tutte le responsabilità. Grazie.
Scusate, nel frattempo, Presidente, ho tentato fino ad ora di chiamare al cellulare l'architetto Di Bartolomeo, ma non risponde. Va bene, continuiamo a provare. Chiamiamo in segreteria, mandiamoci un'email, vogliamo sapere se tutto è a posto, se c'è qualche problema. Va bene, grazie. Colleghi, c'è qualche altro che deve fare intervento? Sì, Presidente. Prego, consigliere Ferrara, ne ha facoltà. Premesso che a mio avviso, diciamo, la prospettiva andrebbe vista un po' diversamente, nel senso che un ponte si chiude nella misura in cui vi è certezza che è precario, non perché non c'è la sufficiente sicurezza o nessuno attesta la sicurezza del ponte. Ritengo che la sicurezza del ponte ci sia, insomma, fin quando qualcuno non attesta il contrario. Dico, se questo è già avvenuto e qualcuno ha attestato la precarietà del ponte, e allora probabilmente andrebbe chiuso. Viceversa, ritengo che sia, vada da sé che ci sia la sicurezza se il ponte è aperto. Premesso tutto ciò, io ritengo che l'assenza del capo aria sia grave. Grave perché immagino che questa riunione sia stata, visto quanto ne abbiamo parlato nelle precedenti commissioni, ampiamente comunicata, e la presenza dell'architetto credo fosse stata confermata. Lo chiedo alla segreteria. È stata confermata nell'email, confermata. Il dottore Pericone sapeva che doveva pure partecipare il dottor Nicola Di Bartolomeo. E io proprio per questo ritengo che, con tutto, diciamo, il rispetto per il dottore Pedicone, non avendo lui, diciamo, una preparazione tecnica, essendo un dirigente amministrativo, e non avendo neanche, diciamo, l'esperienza nel settore, storica. E non avendo neanche l'esperienza nel settore, io ritengo tutte le domande corrette che sono state poste prima e qualche altra che vorrei porre io, diciamo, perdono, diciamo, di significato nella misura in cui manca il capo aria, anche perché proprio lui può conoscere tutto ciò che è avvenuto e può darci, dal punto di vista tecnico, le risposte che noi cerchiamo. Siccome ritengo che questa riunione e questa commissione odierna sia, diciamo, di straordinaria importanza, perché questi due ponti, come qualcuno ha già detto prima, sono due ponti che dai quali dipende la circolazione di stragrande parte della popolazione palermitana e il collegamento tra le città che sono a destra e a sinistra di Palermo, per cui sia la circonvallazione che il ponte Oreto sono straordinari per la viabilità di Palermo, hanno un'importanza straordinaria nella viabilità di Palermo. Io ritengo che non sia corretto continuare con gli interventi e occorre fermarci per capire se l'architetto Di Bartolomeo arriva o meno, perché altrimenti possiamo anche riprogrammarla. Cioè, io non credo che tutte le domande che la consigliera Gentile e la consigliera Giroffi hanno posto possano non trovare oggi in questa seduta una risposta. Ritengo che sia assolutamente necessario, visto quanto abbiamo atteso per poter fare questo incontro, che da questo incontro odierno escano le risposte. Quindi, Presidente, io la inviterei a fermarci un attimo, sia lei che magari il dottore Pedicone, provate a rintracciare il capo aria e ci riaggiorniamo nel momento in cui il capo aria è presente. È inutile andare avanti, a meno che il dottore Pedicone, io mi sento, diciamo, per affetto di fare questo intervento, ma se il dottore Pedicone, che stimo e conosco bene, dovesse dire no, ci penso io, rispondo a tutto io, diciamo, io questo sarà compito del dottore Pedicone per il mio intervento, però ritengo oggettivamente, conoscendo un po' anche, insomma, la complessità della materia e la delicatezza del tema, e avendo anche ascoltato le domande della consigliera Argiroffi e della consigliera Gentile, che sia indispensabile la presenza dell'architetto. Quindi, Presidente, io le inviterei a fermarci davvero qualche minuto e comprendere. Ma questo, scusate, non deve essere. Sulla via dei lavori, ho ricevuto un messaggio. Sì, un attimo solo.
Intanto voglio sapere se ci sono ancora colleghi che devono fare domande. Perché il collega, in ogni caso, il dottore Pericone sta prendendo appunti per dare o con la presenza dell'architetto Di Bartolomeo o senza la presenza, decide lui se può rispondere a queste domande, ma poi lo rileviamo, lo mettiamo a verbale se non è nelle condizioni. Dobbiamo rivederci, questo lo vedremo un attimo dopo. Io vorrei completare il ciclo delle domande che resteranno registrate e saranno messe a verbale quali sono le desiderate dei consiglieri. Io faccio finire l'intervento al Fausto Melluso, dopodiché se chiedo sempre a qualche altro collega se vuole fare le domande, e quindi le abbiamo tutte scritte, e poi domani o fra qualche minuto sappiamo cosa fare. Prego Fausto, se vuoi integrare ulteriormente. Ti ringrazio di avermi dato la parola, ma veramente soltanto per 30 secondi, perché domande ne sono state poste tante tecniche, per dire che magari non condivido completamente del tutto le premesse del collega Ferrara, ma condivido totalmente le conclusioni, nel senso di attendere o comunque verificare la possibilità di avere un confronto a strettissimo giro con Di Bartolomeo. Mi pare l'unica cosa che possiamo fare per garantire un esame adeguato, perché obiettivamente anche le parole, che non vengono nuove, diciamo, del dottore Pedicone, indicano come priorità assoluta occuparsi di questa vicenda, e l'interlocutore prioritario obiettivamente oggi manca e rischia comunque di essere un convitato di pietra, specialmente sulle vicende di natura tecnica. E quindi sono d'accordo sul fatto che, ovviamente, sulle risposte che vorrà dare il dottore Pedicone rispetto alle domande fatte, ovviamente le ascoltiamo ormai se ce n'è, però dobbiamo provare in ogni modo già oggi a sentire l'architetto Di Bartolomeo. Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei colleghi? Posso sull'ordine dei lavori, se non ci sono altri interventi? No, devo fare una domanda, una sola ne devo fare domanda, e poi ti do la parola, se mi dici ok, e poi ti do sull'ordine dei lavori. Dottore Pedicone, io una domanda volevo sapere, io ricordo a Presidente, mi scusi, la mia collaboratrice è riuscita a mettersi in contatto con l'architetto anche di Bartolomeo. Era questo il senso del mio intervento. Il quale ha comunicato che si dispiace, ma non può partecipare a questa riunione in quanto impegnato in una altra riunione, credo in videoconferenza, per quanto riguarda l'emergenza cimiteri, che è altrettanto importante, perché ci sono, diciamo, la situazione si è ulteriormente aggravata, pertanto si dispiace ma non può partecipare. Benissimo. Allora Giulia, era questa la comunicazione che ci dovevi dire? Multa non può essere, perché la macchina... sì. Benissimo, allora dottore Di Bartolomeo, io finisco con la mia domanda e poi ci determiniamo con la sua collaborazione, se aggiornarci per darci le risposte puntuali a tutte però le domande. Però io lo tengo un attimo solo, Giulia, fammi fare una sola, hai fatto 41, una io la posso fare. Stavo soltanto dicendo che devo fare un intervento sull'ordine dei lavori appena finisci. Era questo l'ordine dei lavori, ti ho detto io poco fa, era un questo? Pezzo sì, un pezzo allora, sì. Fai la domanda sull'ordine dei lavori, perché sennò tu non ci stai. No, vai. Dimmi che cosa dobbiamo fare sull'ordine dei lavori, dimmi. Io sono d'accordo con quello che dice Fabrizio e anche che ribadisce Fausto, però alcune delme domande riguardano specificamente... Ma questo, ti ringrazio, questo sì, riguarda quindi, la disponibilità ribadire alle risposte sì che vorrà dare il dottore Pedicone. Se il dottore Pedicone a un certo momento dice io a questa domanda posso rispondere, a quest'altra no... Ne prendiamo atto e ci aggiorniamo con l'assessore. Tu fai il tuo intervento e poi io faccio il mio, perché voglio dire una cosa, se la posso dire bene, altrimenti non la dico. Bene, io ti do la parola per dire sull'ordine dei lavori, dici l'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori stavo parlando, ma se e parla, non era sull'ordine dei lavori, non era sull'ordine dei lavori. Ma magari finisco e poi lo valuti se va bene, finisci.
Siccome alcune delle domande si riguardano l'attività proprio del dottore Pericone, se lui ritiene che sulla maggior parte di queste preferisce aspettare la presenza di chi è stato delegato insieme a lui dall'assessore, io però ribadisco che alcune sono specificatamente sulla sua attività e mi riferisco alle segnalazioni fatte per iscritto alla polizia, alla risposta per iscritto alla sua richiesta di integrazione, tutto quello che lui ha mandato all'eventuale richiesta per iscritto di tecnici. Queste sono tutte attività che riguardano specificatamente il suo di lavoro e quindi su quelle si deciderà di aspettare. Va bene, ho capito, solo che non hai seguito il mio intervento, solo per questo te lo dico, perché io stavo dicendo proprio che se il dottore Pericone può rispondere ad alcune domande, altre magari deve dire ci aggiorniamo, quello lo vedremo in corso d'opera. Il dottore Pericone dirà: io a queste domande ho risposto, alle altre non posso rispondere perché ho bisogno della collaborazione del mio capo area, perché io sono arrivato o ho dei limiti di conoscenza della materia, o se desidera rispondere a quello che potrà rispondere, risponde. Quello che non può rispondere lo aggiorniamo con la presenza del dottor Nicola Di Bartolomeo. Questo era quello che stavo dicendo io. E tu hai detto la precisa identica cosa, ti faccio i complimenti. Una domanda devo fare, dottore Pericone, scusi se ci siamo un poco persi a causa della mancanza del dottore Pericone. Mi ricordo e vorrei conforto anche da parte dei miei colleghi e da parte sua, che in atto c'era un progetto per la costruzione di un ponte, mi riferisco al ponte Corleone, c'erano due ponti che si dovevano costruire, uno a destra e uno a sinistra, erano a un unico senso di marcia sia da un lato che dall'altro. Di questo progetto abbiamo notizie? Questo è vorrei sapere, perché qualcuno mi dice che sono state addirittura persi i finanziamenti di questo progetto. Allora io vorrei capire, me lo sono sognato questo progetto, ne abbiamo discusso, c'è, non c'è, c'è il finanziamento? Questa è l'unica domanda, perché tutte le altre sono state già ampiamente fatte dai miei colleghi. Allora, quanto abbiamo detto sia io che la collega Girozzi sull'ordine del lavoro, e io per quello che era la mia determinazione, la invito a dare risposta alle domande. Laddove lei dovesse incontrare delle difficoltà tecniche, ce lo dice, ce lo rappresenta, lo mettiamo a verbale e ci aggiorniamo per quelle domande e comunque su tutto l'argomento. La parola a lei, dottore Pericone. Non è stato preso nessun finanziamento, questa notizia è, priva di fondamento. Non è stato perso un finanziamento, perché i soldi, il decreto di finanziamento c'è stato, ma i fondi non sono mai stati accreditati. Il ministero è stato annunciato, ma non è stato realizzato. Esatto, i soldi non ci sono mai stati in cassa, nel senso che i fondi non sono mai stati resi disponibili, né anticipati una in parte, in cassa non c'era assolutamente nulla. Non c'è stato. La cassa è una cosa, l'impegno di spesa esiste già. Non c'era mai stato perché i fondi non sono mai stati. Un impegno di spesa nostro, attenzione, io parlo, la cassa nostra non ha mai ricevuto soldi, su questo non sono certo. Quello che voglio dire io, il finanziamento, va bene, c'è stato o non c'è stato? C'è un'attesa di documentazione, di ulteriori chiarimenti da parte dello Stato per il trasferimento di queste somme nelle casse del Comune, per poi impegnarle per la realizzazione? Questa è la domanda.
qua diciamo non sono in grado diciamo di rispondere con esattezza. Ma la mettiamo in conto con io mi rimetto al io allora voglio dire del problema dei ponti me ne sono ho avuto contezza proprio in occasione della nota che ha fatto il presidente del consiglio comunale circa che penso conosciate, penso diciamo avete sia la sua richiesta che anche la mia risposta. No, la sua risposta forse non è arrivata a noi. Comunque io ho risposto al presidente del consiglio che mi ha fatto una apposita, non l'ha fatta a me, l'ha fatta all'assessore Prestigiacomo. Sì, è l'assessore Prestigiacomo incaricato lei per la risposta. Infatti, io non ho diciamo, mai avuto, non sono mai stato coinvolto in questa vicenda, poi sono stato coinvolto nella vicenda da parte del segretario generale perché, aspetti un attimo, ecco, in indirizzo il presidente del consiglio comunale Salvatore Orlando l'ha indirizzata con oggetto interventi di adeguamento e potenziamento dei ponti statali della città di Palermo e l'ha indirizzata l'assessore Prestigiacomo, all'assessore alla mobilità Giusto Catania e al segretario generale dottor Antonio Ledone. Io come sono venuto a conoscenza? Perché il segretario generale me l'ha girata invitandomi a rispondere alla stessa. Io mi sono, come dire, attrezzato, diciamo, ne ho preso atto perché il problema dei ponti, ripeto, ribadisco, ne ho avuto contezza soltanto in questa occasione, perché vorrei ricordare che a parte diciamo, la mia diciamo, breve esperienza diciamo, dallo scorso anno, come capo settore opere pubbliche e ad interim diciamo, è dirigente di città storica, perché sono anche dirigente di città storica e ad interim del servizio infrastrutture e servizi a rete, ho una quantità di emergenze che non tutto potevo sapere, anche perché io passaggio di consegne da parte del mio predecessore non ne ho avuto nonostante le abbia richieste. Il mio predecessore era il dottore Raineri che occupava la mia attuale poltrona. Ma lei l'ha fatto per iscritto la richiesta? Mi scusi se glielo chiedo, però io vorrei la documentazione. No, non l'ho fatta per iscritto, l'ho fatta quando ci siamo incontrati diciamo. Ma non è obbligatorio il passaggio di consegne? Obbligatorio, sarebbe è opportuno che venga fatto, ma non c'è una norma che prevede il passaggio di consegne. Poi sta diciamo nei rapporti interpersonali tra dirigente diciamo cedente e dirigente subentrante mettersi d'accordo. Avrei giurato che era obbligatorio, assolutamente giurato che era una cosa obbligatoria, ci avrei messo la mano sul fuoco. Non è così. È una bella scoperta. Non c'è nessuna norma che prevede il passaggio di consegne, è diciamo tutto lasciato ai rapporti interpersonali tra i due dirigenti, diciamo quello che lascia e quello che subentra. L'attore Rey non ha ritenuto opportuno farlo, perché quando mi ha detto che quando è subentrato lui il passaggio di consegna a sua volta non è arrivato. È una tradizione che si tramanda di dirigente in dirigente, fantastico. Esattamente. Purtroppo è una brutta abitudine, diciamo. Brutta abitudine, ma diciamo è così. Certamente non potevo puntargli un'arma contro e obbligarlo a... No, però secondo me fare la richiesta per iscritto tutela in primis chi la fa, però... Ha ragione, però diciamo francamente non pensavo di trovarmi poi esatto, nel, esatto.
nel corso dei giorni in una specie di girone infernale da dantesco. Perché avrebbe voluto tanto farlo, diciamo. Uno va a scoprire vari altarini, anche perché poi le emergenze sono continue, e quindi tra dovermi dividere anche fisicamente come location, come si dice cioè oggi, tra l'ufficio città storica che è al Foro Italia e l'infrastruttura e servizi a rete, ho avuto anche internet nell'edilizia scolastica, voglio anche sottolinearlo, quindi da non dormire la notte, io mi sveglio alle 4:30 in pedal panico, diciamo, per diciamo, i problemi che devo affrontare venendo in ufficio ogni mattina, sono innumerevoli. E quindi di questo problema io, ripeto, ne ho avuto contezza dei due ponti soltanto in occasione, come ho detto prima, della nota del Presidente, alla quale ho risposto. E volevo anche aggiungere una cosa, questo diciamo, i due il finanziamento dei due progetti che riguardano sia il ponte Oreto, cioè il ponte Corleone e il ponte Oreto, sono stati anche su mia apposita richiesta inseriti nel gruppo dei progetti che devono essere finanziati con i fondi del Recovery Fund. Diciamo, è stato già come dire, fatto e trasmesso al governo, appunto perché ci sia, visto che c'è questa disponibilità da parte dell'Unione Europea di questi 3 miliardi e rotti, diciamo, di meglio, abbiamo chiesto diciamo un progetto, diciamo il finanziamento di complessivamente mi dicono, perché poi hanno fatto il conto, perché oltre ai due ponti tutta l'amministrazione ha fatto richiesta per il finanziamento di opere pubbliche, circa 3 miliardi e 700 milioni diciamo di per quanto riguarda e i due ponti, dicevo, sia per Pignano Corleone e Oreto, sono stati formalmente inseriti e trasmessi al governo per il relativo finanziamento. Su Corleone, che cosa prevede questo finanziamento? Che cosa prevede la realizzazione di che cosa? Di quelle due, quei due ponti? Sì, oppure... No, sì, il raddoppio delle carte. Più la manutenzione. Tutte e due cose. Più il ripristino, diciamo, delle... Esattamente. Sia il raddoppio delle come parlavamo poco fa, cioè non abbiamo perso il finanziamento dei due ponti esatto. A corsia. L'abbiamo perso perché non le somme non le abbiamo mai avute, non sono mai state disponibili. Sì, come ora lei mi dice, facciamo richiesta in questo finanziamento del Recovery Fund, su queste somme chiederemo il finanziamento, se questo già è stato finanziato, lei mi ha detto non li perdiamo, questo finanziamento non lo perdiamo, che facciamo? Lo raddoppiamo come richiesta? No, nel senso che non lo perdiamo, non so che non sono mai. No, non ho detto questo. Io ho detto non è stata persa nessuna somma perché nessuna somma c'era. Cioè non si può perdere quello che non si ha. Ah, in questo senso. Questo. Cioè lei ha detto. No, perché piano piano ci sono arrivato. Non l'avevo capito. Siccome lei mi parla ora di finanziamento di Recovery Fund, ritorno indietro. Ma io non sono d'accordo su questo, scusate. Infatti, anche io su questo. Volevo dire una parola. Vabbè, no. Vai Fausto, vai. No, perdonami, ma probabilmente ti anticipo nel dire che certamente col dottore Di Bartolomeo, io sulla priorità delle opere, è chiaro che sono le prime cose che vanno fatte perché sono dei ponti che vanno messi in sicurezza e questo è chiaro. Ed è ovvio che quindi nell'ambito del Recovery Fund ci si sia pensato, però obiettivamente se dobbiamo ricostruire la storia
di questa vicenda, dal momento che la città di Palermo, come tutte le città del meridione, sono state oggetto di vasti finanziamenti per il miglioramento infrastrutturale negli anni passati, e l'ultima relazione di cui è stato fatto cenno si tratta del 2002, dobbiamo sì avere dei buoni auspici per il futuro, però anche verificare il passato. Io su questo credo di aver anticipato Giulia, ma mi pare normale. No, io sì, cioè in parte, ma quello che su cui non sono d'accordo, a parte che c'è una relazione di 2 anni fa, oltre quella del 2002, ma non sono d'accordo sul fatto che se i soldi non sono di fatto finanziati non si perdano. Ricordo a tutti che, per esempio, se un finanziamento è sull'elenco annuale e non si arriva all'impegno di spesa entro l'anno, si rischia di perderli, e in questo caso è esattamente quello che si rischia succeda, perché adesso non ha ancora risposto a nessuna delle mie domande, ma l'accordo quadro sulla sistemazione dei ponti sicuramente era sull'elenco annuale del 2017 e sicuramente su quello del 2018, quindi per 2 anni c'era la possibilità, se non il dovere, perché a questo serve l'elenco annuale, di arrivare all'impegno di spesa. Se l'amministrazione non ci arriva e i soldi vengono persi, ed è un esempio perché non è l'unico caso, i soldi sono persi, non è che siccome non si è arrivato all'impegno di spesa non te li tolgono, non te li hanno mai dati perché non li ha impegnati, è sempre soldi, no, persi sono. Ma l'accordo quadro è nel piano triennale delle opere pubbliche, no, mi scusi, era sull'elenco annuale del 2017 e del 2018, quindi doveva questi fondi ci sono, tant'è sì, che ma non sono stati impegnati, mi scusi, se non si arriva alla sottoscrizione dell'accordo, i soldi non ci sono fino a che non si firma, non ci sono, è logico che è così. In più lei dice non sono stati persi i soldi, 2 volte i finanziamenti sono stati persi, 2 volte sono stati persi, mi dispiace Milena, ma per colpa dell'amministrazione comunale. La prima volta erano iniziati anche i lavori tra il 2004 e il 2005 con la Cariboni e i soldi sono stati persi, e una seconda volta quando si è andato al concorso internazionale di nuovo si sono persi i soldi, quindi non ci raccontiamo storielle, non è che vengono persi solo i soldi che si devono restituire, anche quelli che non si riesce a sfruttare sono soldi persi. Certo, potrei chiedere se ci puoi inviare questa nota del provveditorato interregionale per le opere pubbliche del 2019, del 29 agosto 2019, perché sarebbe il caso di leggere che cosa dice in merito il provveditorato, perché è a quanto pare 2019. Sì, è la nota protocollo 21690 del 29 agosto 2019. Sulla base non ne sono a conoscenza di questa nota. Sulla base della quale... Presidente, come vede, a mio avviso, questa riunione senza la preziosa collaborazione. Ma io sono d'accordo con lei, consigliere. Non può proseguire, Presidente. Non sono d'accordo. Quando il dottore Pedicone dirà io a questa domanda non posso rispondere, io ho dato la facoltà di dichiararlo. E noi sospendiamo e ci aggiorniamo l'ausilio poi del dottore Di Bartolomeo, dell'assessore, faremo di nuovo la convocazione sul punto, ma fino a quando ci sono domande a cui si può dare risposta, Fabrizio, ti prego, facciamoceli dare quello che può in ogni caso avere come possibilità il dottore Pedicone. E dopodiché ci aggiorniamo assieme a quello che sarà poi la risposta alle domande a cui non potrà dare risposta, e con l'aiuto dell'assessore del dottore Di Bartolomeo troveremo la soluzione per chiarire tutti i punti all'ordine di tutte le domande che sono state poste in questa riunione. Dottore Pedicone, io come dire, basta, nel momento in cui lei mi dice non voglio proseguire, io non la metterò mai in difficoltà. Io purtroppo diciamo, l'ho detto, ho conoscenza soltanto recentissima di queste, dei ponti, a fronte delle innumerevoli opere pubbliche e criticità che ci sono all'interno del servizio infrastrutture e servizi a rete e della città storica. Cioè io lavoro
Sì, ma alcune delle mie domande può rispondere, a quelle che riguardano la sua attività può rispondere. Certo, lei l'architetto di Bartolomeo, fantastico, possiamo rispondere a tutte le domande. Scusatemi, ma abbiamo, come ben sapete, l'emergenza cimiteri, abbiamo dovuto oggi decidere due progetti che devono essere presentati immediatamente in sovrintendenza per i loculi, e quindi tanto la ringraziamo, sì. La ringraziamo, capiamo benissimo la situazione dei cimiteri. Quella, sì, è drammatica, quindi, però abbiamo approntato due progetti. Anzi, anche qui abbiamo un dramma in corso, comunque. Comunque vi riferisco che comunque per fortuna presenteremo entro la prossima settimana dei progetti di sistemazione dei loculi dei cimiteri, uno per le viali laterali e poi per quello principale, quindi sicuramente in tempi proprio brevissimi, entro una settimana saranno pronti e li presentiamo in sovrintendenza per un nulla osta. Quindi questo è un fatto almeno positivo. Beh, abbiamo buone notizie allora. Sì. Eravamo col sindaco e tutto il gota del comune, diciamo. Ora purtroppo Fabrizio sarà costretto ad ascoltare le risposte alle domande. Architetto, noi abbiamo fatto una serie di domande che abbiamo invitato il dottor Pedicone per una risposta, dicendo chiaramente che laddove non gli era consono possibile, e comunque in ogni caso per poca conoscenza della materia, riguardo ai ponti, chiaramente, perché magari su altro poteva e può rispondere. Relativamente a queste domande, se cortesemente una per una il dottore Pedicone può rispondere, e nelle domande alle quali non si può rispondere, abbiamo la possibilità di girarle al dottor Di Bartolomeo, e magari se ha bisogno di ulteriori chiarimenti, il collega che l'ha posto aggiornerà sulla domanda. Prego, dottore Pedicone. Lascio la parola io quello che dovevo dire l'ho detto, insomma. Io le ho chiesto, mi scusi, ma allora, le ho fatto delle domande che riguardano la sua attività, le ho chiesto se ha mandato per iscritto dei solleciti alla Polizia Municipale, lo devo chiedere all'architetto Di Bartolomeo. Sono stati fatti in passato. Posso ricevere la copia dei solleciti? Mi consenta, quando è stata emanata l'ordinanza che limitava la velocità a 30 km orari e diciamo il carico massimo percorribile su quei ponti, la Polizia Municipale ha fatto però però io così mi sento presa in giro. Lei viene qua e ci dice che da cittadino attraversa il ponte, si rende conto che non c'è alcun controllo e che ha fatto dei solleciti alla polizia. Io da consigliere, quindi nel piano delle mie attività, le chiedo, le ha fatte e lei mi risponde. Io non ho detto che li ho fatti io, sono stati fatti, il che è diverso. Scusi, ma se lei ha questo ruolo e si rende conto, come ha detto, attraversandolo, che non c'è nessuna verifica, perché non lo mette per iscritto? Quindi lei lo ha attestato qui, c'è la registrazione in cui lei dice, constata che la Polizia Municipale non fa i controlli e nel suo ruolo non ritiene, lo sta dichiarando altrettanto sotto registrazione, doveroso fare una segnalazione. Rimanga traccia verbale che lei, nonostante constati questa situazione, non fa niente di conseguenza, ed è la prima. Seconda, le ho chiesto, ha inviato per iscritto delle richieste all'amministrazione perché si sopperisse alle carenze di tecnici in grado di fare i rilievi che da manco da 2 anni? Le ha fatte per iscritto, sì o no? No, io ho fatto una richiesta generica, perché non è solo il problema dei ponti, c'è qua. No, parliamo di personale tecnico. Lasciamo stare, lei ha risposto a una nota scritta del presidente del consiglio comunale che le chiede qual è lo stato dei luoghi, e lei risponde che non è stato possibile fare la relazione perché mancavano i tecnici. Io le chiedo, questa richiesta, questa considerazione l'ha condivisa con il presidente del consiglio comunale rispondendo a una sua domanda, o nel pieno del suo ruolo e della responsabilità che ha pensato bene di mettere per iscritto questa situazione e comunicarla a chi di dovere? Lo ha fatto, sì o no?
Ma io l'ho fatto nella nota, tant'è che l'ho mandata anche al segretario generale, invitandolo ad attivarsi. E la mia domanda è: lo ha fatto tu, Romanetto? Lo ha fatto solo? Consigliere, calmiamoci tutto, per favore. Se dobbiamo interrompere la calmiamoci tutti, perché sennò andiamo tutti in confusione. Andiamo tutti in confusione. Facciamo delle domande, possono essere le risposte positive o non positive. Rileviamo le cose, quello che è stato detto, cara Giulia, l'ho ascoltato pure io. No, Mimmo, però l'ho ascoltato pure io, è a verbale, è registrato. Ma io adesso ho chiesto un'altra cosa, ho chiesto se questa cosa lui l'ha messa per iscritto in risposta. Non l'ha messa per iscritto, lo ribadisco io. Al segretario generale. Scusami, Giulia, dottore Pedicone, lei ha rappresentato che c'è un problema, una situazione critica per quanto riguarda il reperimento di tecnici della nostra amministrazione. La collega le ha fatto questa domanda precisa e categorica, in cui si dice: c'è la richiesta per iscritto agli organi competenti di questa situazione, anche perché sarebbe normale che lei, che si rende conto che manca il personale, non lo rappresenti per iscritto. Se lo ha fatto, ce lo dica. Ma però io ho fatto una domanda lei ha dichiarato che c'è una situazione critica e comunque l'ha fatto. Scusami, io ho chiesto, lei lo ha fatto in risposta al presidente del consiglio comunale che le chiedeva, ma non aveva pensato di farlo autonomamente, visto la gravità della situazione? Cioè, prima di avere fatto la domanda al presidente, lei ha segnalato a qualcuno che mancavano i tecnici in grado di fare la doverosa verifica dopo 2 anni? C'è stata una nota da parte del settore risorse umane a firma del vice sindaco e della dottoressa di Trapani, che è il capo settore risorse umane, che ha detto che, visto che c'era una grande richiesta da parte di personale avanzata da quasi tutti quanti gli uffici dell'amministrazione, non c'era la possibilità di poter aderire alle richieste di personale, quindi adeguare l'organico degli uffici richiedenti, con invito a questo punto di ottimizzare le risorse all'interno di ciascuna area, in quanto il settore di risorse umane era impossibilitato a soddisfare le richieste di personale avanzate da tutti quanti gli uffici, compreso il nostro. Ha una data o è una nota così che non ha né una data? No, non è una nota ufficiale, è una direttiva del vice sindaco firmata da Pirino Giambrone e dal capo settore. Di quando è? Ma poco importa, cioè ora in questo momento non c'è, poco importa. Scusami, la risposta alla domanda però è no. Se mi consenti, può sbagliare anche la data, poco importa. Se mi consenti, rimango a verbale per iscritto. Se mi consenti un attimo. Non ha ritenuto di dover fare una segnalazione specifica sull'assenza di personale per poter redigere una relazione sullo stato attuale dei ponti Corleone e Oreto. Quindi non l'ho, se non in risposta a una domanda precisa del presidente del consiglio, lui non ha ritenuto di fare una richiesta. Io voglio che rimanga questa dichiarazione. L'ho fatta al segretario generale nella risposta che ho fatto, che è diretta anche a lui. L'ho fatta al segretario generale nell'ambito della nota di risposta al presidente del consiglio. Io l'ho invitato ad attivarsi, consigliere.
domanda era se l'aveva fatta prima. E la risposta è no. Io voglio altro da dire. Io ho fatto la mia parte. Ho coinvolto il segretario generale. Però non ha fatto nulla. Le opposizioni sono tutte legittime, ma si fanno dopo. Abbiamo aspettato così tanto il nostro autorevole ospite, il dottore Di Bartolomeo. E ora non gli facciamo le domande e perdiamo tempo in litigi. Io chiedo che rimanga a Bernardo perché lo devo dire. Per favore, però, devi stare 5 minuti zitta. Se no non andiamo da nessuna parte, ci accavalliamo, non hanno capito niente. Chi sta seguendo la seduta non capisce nulla. Cortesemente, tu chiedi le tue cose, vengono messe a verbale, rileviamo che il dottore Pedicone non ha fatto nessuna nota, oppure che l'ha fatta, e se l'ha fatta ce la gira. Ora, immediatamente, la mette qua, ce la fa vedere che è stata fatta e noi siamo a posto, così la leggiamo tutti. C'è in condizione di poterci dimostrare che lei ha mandato questa nota indipendentemente dalla risposta che ha dato alla nota del presidente del consiglio comunale? Dottore Pedicone, la domanda è questa della collega. Io dico esattamente se mi può rispondere o mi può girare per email, non la vuole proiettare, la vuole mandare per email alla commissione. Alla commissione la gira a tutti i colleghi. In questo istante risponda a questa domanda, così proseguiamo per le altre. Grazie. Io l'ho fatta io ufficialmente nell'ambito della risposta al presidente del consiglio e che era diretta anche al segretario generale. E infatti mi sono rivolto nell'ambito del contenuto di questa nota direttamente a lui, cioè, invitandolo ad adottare tutti quanti i. Visto che lui ha in che data, dottore Pedicone? Così lo in data, aspetti, e allora il 6-10 del 2020, cioè il 6 ottobre scorso, 6 ottobre 2010, va bene. Quindi ho invitato il segretario generale nelle sue funzioni sussidiarie di direttore generale di provvedere alla. Impinguamento dell'organico del servizio infrastrutture e servizi a rete per provvedere in special modo alla problematica, alla risoluzione della problematica dei due ponti. Scusi, presidente, per quanto riguarda la richiesta, la richiesta di personale, mi ha anticipato, non l'ho detto prima, mi ha anticipato la direttiva del vice sindaco che ha diretto a tutti quanti gli uffici, che ha detto che è inutile che fate ulteriori richieste di personale girate a tutti quanti perché non siamo in grado di mandarvi nessuno. Quindi cuocete col vostro brodo, lasciatemi passare questa frase un po' prosaica, e riorganizzate, ottimizzate il personale che avete all'interno della vostra area, perché non possiamo mandarvi nessuno. Quindi come facevo a fare una richiesta, diciamo, successivamente di personale, successivamente a questa direttiva del vice sindaco? Che data porta questa direttiva? Ma non mi ricordo esattamente, perché di mesi fa. Prima del lockdown. Perfetto, stiamo parlando inizio anno, va bene. Ok. Esatto. Scusi, presidente, per lasciarlo a futura memoria. Scusami, perché Giulia, ci stiamo pensando solo su questa cosa? Lo sappiamo che tecnici non ce n'è, ma abbiamo la presenza adesso dell'architetto Di Bartolomeo. Possiamo sentirlo? Sì, va bene. L'ho messo per scritto, però, presidente, perché voglio che rimanga traccia di questa cosa nel verbale. È una richiesta che faccio come consigliere comunale. Chiedo che rimanga traccia del fatto che il capo area, se non in risposta a una precisa domanda del presidente del consiglio comunale in data 6 ottobre scorso, non ha ritenuto di dover fare una segnalazione specifica sul ponte Corone. Chiedo che rimanga per iscritto. Grazie. Perché gliel'ho spiegato, consigliere? Il perché gliel'ho spiegato? Bene, Giulia, basta. Dottore Pedicone, la domanda della collega è al di là del. E anche sulla polizia, traccia. Scusami, Giulia, devi stare zitto un minuto. Al di là della richiesta a cui è stata fatta per mancanza di personale, di quello che si è detto il vice sindaco e quant'altro,
Al di là di questo, dice la collega, ma lei ha rappresentato la criticità, al di là della mancanza dei tecnici, non sul problema dell'area che gestisce, ma sui ponti Corleone e Oreto. Ha rappresentato al sindaco, al suo capo area, all'assessore, a tutti quelli che stanno sopra struttura da lei, che c'è, esiste e insiste un problema che è legato alla sicurezza sui ponti Corleone e Oreto. Questa è la domanda della collega. Lasci perdere quello che ha fatto, che non ha fatto, quello che hanno scritto. Le preoccupazioni di Giulia Girolfi sono legate al fatto, ma lei ha rappresentato per iscritto un documento in cui dice: io in data odierna ti rappresento che c'è una criticità che ho rappresentato in commissione piuttosto che in una riunione ai consiglieri comunali, in cui ho detto c'è questo, c'è questo, c'è quell'altro da fare e che i progetti ancora sono ci sono. Ha rappresentato, ho bisogno dei tecnici, è chiaro ed evidente, ma nello stesso tempo nella richiesta doveva rappresentare la poca sicurezza, la situazione critica che ci ha rappresentato nel dibattito che c'è stato poco fa nella sua relazione. Questo va scritto nero su bianco e volevo vedere quale vice sindaco diceva cuoci col tuo brodo, perché poi il brodo ce lo mettiamo lui nel brodo, a lui che dice che dobbiamo cuocere nel brodo, significa fare cuocere nella città, i cittadini e quelli che ci andranno a perdere la vita sul ponte laddove accadesse la disgrazia. Quindi quella, e la collega dice chi si assume le responsabilità domani? Questo che vuole dire la collega. Grazie, c'è una risposta a questo? Prego, dottore Pedicone. Allora, io la carenza è sull'intero ambito delle competenze e dei procedimenti, diciamo, dei procedimenti in carico al servizio, non soltanto sui ponti. I ponti sono uno dei tanti problemi che, diciamo, e criticità e procedimenti che è in carico questo che abbiamo cianciato il problema. Io della criticità dei ponti Corleone e Oreto ne sono venuto a conoscenza, come ho già avuto modo di ripetere più volte, soltanto con la nota del presidente del consiglio comunale. Benissimo. Anche perché quello che sta dicendo il dottore Pedicone, che è venuto a conoscenza il 6 ottobre del 2020 della situazione. Il 6 ottobre è la data della mia nota di risposta. La richiesta del presidente che data porta? 14 settembre. Allora, dal 14 settembre anziché il 6 di ottobre, scrivete il 14 settembre. Vabbè. Infatti, della criticità dei ponti Corleone e Oreto, è giusto quello che da quella, infatti volevo dire presidente, da quella data prima di quella data lei non sapeva che esistesse una criticità di questo ponte. Esattamente, da quella data ho chiamato i miei aveva ragione la collega Giulia Girolfi, come sempre, che il passaggio di consegna, se veniva fatto, le avrebbero fatto nel passaggio di consegne che c'è una criticità sui ponti Oreto e Corleone e che su quella doveva essere indirizzata l'attenzione per quanto riguarda la criticità, e poi tutto il resto che non avete fatto. Va bene. Ok, no, intanto volevo mi perdoni, nella nota che io ho scritto l'ultimo monitoraggio dei ponti che è stato fatto 2 anni fa e diciamo non erano state evidenziate particolari criticità sulla sicurezza. Dottore Pedicone, qua parliamo del 2002 e avvenire. No, di due anni fa, l'ultimo monitoraggio è stato fatto da un team di 3 funzionari tecnici, di cui 2 in quiescenza e 1 dimissionario,
a seguito, diciamo, di assunzione presso altro ente, e da questa relazione è emesso che le penalizzazioni da cui tempo era soggetto il transito dei mezzi sul ponte garantivano una certa sicurezza. E io ribadisco che bene, allora lei, da questa relazione dei tecnici, ho detto che non c'è pericolo di crollo dei ponti. L'applicazione di una norma che regola la velocità che di un massimo dei 30 km orari fa di questo, dà la sicurezza al transito sul ponte. Ci siamo, questo esatto. Lo sta dicendo lei. Ma quando la collega diceva: ma quali provvedimenti ha preso lei, visto che passa il ponte e si accorge che non c'è nessun controllo della polizia, e lo ha dichiarato nel suo intervento, e quale provvedimento ha preso nei confronti dei vigili urbani, a dire: signori, io so questo documento che mi dice che se il ponte è sicuro, se c'è il 30%, Presidente, 30, posso intervenire. 30 km orari. Dopodiché io vi chiedo di intervenire con il controllo elettronico della velocità. Chiaro? E questo si faceva altro riferimento. C'è il problema che c'è una poca dimestichezza a mettere nero su bianco, Presidente, quello che magari si rileva. Va bene, andiamo avanti. Presidente, grazie. Io direi, visto che abbiamo tanto atteso l'architetto Di Bartolomeo, che chiaramente ci potrà dare anche tecnicamente le risposte, io darei la parola a lui e interromperei questo interrogatorio che è già da ma non è interrogatorio, Presidente, lo so bene, non è la prima commissione, però l'architetto Di Bartolomeo, approfittiamo della sua presenza, però io ho fatto al dottore Pericone, aspetto una risposta, quindi quando finisce poi l'architetto io rimango in attesa della risposta alle domande puntuali che ho fatto al dottore Pericone. Grazie. Va bene. Io non me ne ricordo perché me ne ha fatte talmente tante. Sono domande alle quali ho dato le risposte che io potevo dare. Giulia, vuoi ripetere la domanda al dottore Di Bartolomeo, per favore, a Nicola Di Bartolomeo? La terza domanda, perché anche se la valutazione su quella a cui poteva rispondere l'architetto Di Bartolomeo l'ha fatta Fabrizio Ferrara, perché per me erano domande a cui poteva tranquillamente rispondere anche il dottore Pericone. Io chiedevo, rispetto a tutte le notizie che ci ha raccontato come se fosse un cittadino il dottore Pericone, quali provvedimenti fossero stati presi, dando per scontato che chi ha un ruolo apicale come è il capo aria metta tutto per iscritto, invece di lamentarsi come si lamenta un cittadino che attraversa il ponte e costati che nessuno rispetta le ordinanze. Come questa ne ho fatte più di uno, ho chiesto rispetto delle ordinanze sul ponte, l'amministrazione comunale, allargo la domanda quindi, che tipo di provvedimenti ha preso? Stessa cosa rispetto a questo, però su queste mi sembra di capire che si è passati oltre, cioè non ci sono i tecnici per poter fare la verifica sui ponti, ma non si fa una richiesta per iscritto, come se fosse, per quanto importante anche tutto il resto, una cosa paragonabile a tutto il resto e quindi rinviabile. A me piacerebbe avere tutta la documentazione scritta che mi permette di valutare come è stato affrontato, con quale livello di serietà lo Stato. Giulia, posso farla io la premessa? Architetto Di Bartolomeo, lo stato dell'arte del Ponte Corleone e del Ponte Oreto, poi tutto il resto lo facciamo, capiamo nella sostanza. Grazie Presidente. Sì, semplicemente se è possibile sapere il scusate, della ricerca dei fondi, come parlando io. Scusate. Il ruolo del gentile, per favore. Per favore, ok. Ritorniamo alla normalità. Allora, Giulia, fai la domanda.
Fai la tua domanda al dottore. Perfetto. Allora, la mia domanda in sintesi è una soltanto, chiedo scusa se annoio il consiglio. L'unica domanda che devi fare, dai. La domanda è questa: da tutta la documentazione che noi abbiamo non risulta esserci alcuna garanzia sulla sicurezza del ponte Corleone. Quello che c'è stato oggi rappresentato dal dottore Pericone è che si sta quasi, siamo pronti a sottoscrivere l'accordo quadro e a fare degli interventi che possono ridurre temporaneamente. Qua le parole non sono esattamente quelle usate dal dottore Pericone, ma può assolutamente... Stare, fai la domanda, non ci interessa quello che ha detto il dottore Pericone in questa Ok, domanda. La mia domanda è, tutte queste sono promesse di cose che si faranno, di intenzioni validissime, ma fino a quando non si fanno, perché sul ponte si continua a passare come se nulla fosse? Grazie. Bene, dottore Di Bartolomeo, può rispondere a questa domanda? Si risponde a questa, ma se volete anche ad altre, sono stato molto attento, grazie, e sono più grazie, che grazie giustificate per la disponibilità. Grazie per la tua disponibilità, grazie. Sì. Allora, intanto partiamo da una premessa. Quest'anno la criticità maggiore l'abbiamo adesso perché, appunto, come ha detto il dottore Pedicone, abbiamo sia l'architetto Mereo, sia l'ingegnere Letizia, sia l'ingegnere Musso, che sono comunque... persone che a vario titolo, ed in ultimo ingegnere Verga, si sono interessate al ponte Corleone con relazioni, con verifiche, perché si sono anche con le corde e sono scesi in più occasioni sotto il ponte per verificarlo, tant'è che anche 2 anni fa sono stati fatti degli interventi per qualche centinaio di migliaia di euro di ulteriore messa in sicurezza sul ponte Corleone. Sono sempre degli interventi palliativi e non risolutivi, però qualcosa si è fatto. Oggi la situazione è drammatica. Certo, di essere pragmatico come non sono stato mai. Intanto abbiamo l'emergenza, giustamente anche verificata dal servizio delle Iene, del fatto che abbiamo due problematiche nel passaggio dal ponte. Una è legata alla velocità di tutti i veicoli, che non devono superare i 30 km orari, ma una ancora più grave è legata alla criticità dei tir, che non possono superare una certa, un certo tonnellaggio, ovviamente. E purtroppo, così come si verificava nel servizio, succede che al di là della velocità che non viene quasi mai rispettata, devo dire, c'è anche l'altro aspetto, appunto, invece molto più grave per me, del passaggio dei tir, che in assoluto non devono passare, devono passare dal ponte di Mare, non possono sicuramente passare né da lì né dal ponte Oreto. Per poter ovviare a questo, ora chiederò la firma congiunta al dottore Pedicone immediatamente di attivare, ma non basta, l'autovelox è sufficiente per quanto riguarda la velocità, ma io sinceramente sono molto più preoccupato per i tir, per cui è indispensabile, secondo me, che si crei, capisco che è uno sforzo difficile, che ci sia una pattuglia di vigili urbani che sia presente in loco, perché per evitare qualsiasi situazione come Genova e tutto, secondo me sono indispensabili queste due attività, immediatamente autovelox e pattuglia dei vigili urbani. Questo per quanto riguarda i pericoli immediati, per ovviare a questi pericoli immediati. Poi, per quanto riguarda altri aspetti, intanto volevo precisare che il 7 ottobre 2020, comunque, una nota mandata sui ponti da parte del dottore Pedicone c'è, mandata a me, anche a me, riservata, comunque non posso leggerla nel dettaglio perché è riservata, però è il protocollo 880.522, in cui viene, ci sono delle chiaramente esplicitate, cito un solo stralcio velocissimo perché, appunto, essendo una riservata, cioè: fra queste, le autorizzazioni in comando in distacco nel tempo assentite dall'amministrazione hanno rilevanza e completo nel quadro del depauramento del comparto tecnico. Oggi il servizio per pubblico, in particolare il servizio infrastrutture e servizi a rete, versa in una situazione tale per cui la programmazione è diventata di fatto priva di significato a causa delle urgenze di ogni giorno. Perché sostanzialmente, poi dice, il comparto tecnico risulta falcidiato da pensionamento, da dimissioni, eccetera, e da ricollocazione in altri comparti. Il che vuol dire? Noi intanto ho un'altra criticità sul ponte, è quella che l'ingegnere Verga, appunto, è andato in pensione ora dal 1 ottobre, quindi devo subito sostituire il RUP. Ho 2 o 3 opzioni, però devo dire la verità, sarebbe opportuno mettere, perché non basta nominare dei RUP sic simpliciter, perché spesso, e lo dico da architetto, qua siamo in 3 qua in seduta, devo dire che competenze specifiche così dettagliate sui ponti non le abbiamo nessuno come architetti, come studio, quindi avrei preferito nominare qualche ingegnere, solo che in questo momento un ingegnere proprio esperto di ponti, forse l'unico sarebbe l'ingegnere Lauriano, che però è stato distaccato in altri uffici, perché il vero problema del comune di Palermo è che abbiamo troppi tecnici distaccati in altri uffici, e qua diventa un discorso, dico io, anche polemico, politico,
perché non posso, mentre io all'interno della mia area posso nominare il RUP direttamente e con assoluta autonomia, se voglio nominare, come ad esempio io, sicuramente il mio nome è, penso appunto all'ingegnere Laureano, che sarebbe l'unico in grado di sostituire Verga, però lavora nello staff del vice sindaco, quindi ora posso fare un'istanza specifica di richiesta al vice sindaco per averla. Però chiaramente questo, perché ci sarebbe l'architetto Guzzo che potrei nominare domani, può essere pure che lo faccia in alternativa, però mi rendo conto che non è una persona adeguata per poter portare avanti il progetto, così come anche bisogna andare velocemente per quanto riguarda l'espletamento delle gare di progettazione senza limitare, ancorché c'è la problematica del finanziamento, che se volete vi spiego in 3 minuti in maniera chiarissima quello che è successo, anzi ve lo leggo nel dettaglio poi 3 parole esatte, perché noi abbiamo, per quanto riguarda il Ponte Corleone in particolare, un doppio finanziamento. Cioè, c'era un vecchio finanziamento della Gensud, a cui poi che è stato poi integrato con il patto per il Sud, perché non era sufficiente. Quello del patto per il Sud continua ad essere vivo, ovviamente, che riguarda anche le spese di progettazione, tutte definitive. Per quanto riguarda l'aspetto a Gensud, purtroppo questo finanziamento che sembrava esserci da sempre, in realtà abbiamo scoperto che era tutto un bluff, perché addirittura io mi sono insediato il 17 luglio 2019, e subito, compulsato dalla dottoressa Locascio, abbiamo iniziato a scrivere spessissimo al MIT per avere informazioni su questo finanziamento. Sono stato a Roma 2 volte, l'ho messo anche a verbale, però regolarmente non si comprende perché non rispondevano mai a questo... a queste nostre richieste. Finalmente, dopo interessamenti di deputati e politici vari, siamo riusciti ad avere, ci hanno detto quello che era un po' ovvio per noi in qualche maniera, però che questi fondi non ci sono materialmente, e quindi ci siamo trovati in questa enorme criticità nell'avere gli 11 milioni di patto per il Sud, per lo svincolo di via Perpignano e per quanto riguarda il Ponte Corleone sono ancora in essere, però per quanto riguarda gli altri aspetti ovviamente manca questa carenza assoluta di finanziaria. Ma non per colpa, vi posso addirittura, a me hanno detto che dal 2009 di fatto non esistono questi soldi, erano sulla carta, ma nella realtà erano stati utilizzati in maniera diversa e non in tempi più recenti. Tant'è che a questo fa riferimento, non so se ce l'avete, comunque poi dico, ne possiamo, che il 21 luglio 2020 proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona ha scritto il direttore generale Barbara Casagrande in tal senso, e poi il proprietario opere pubbliche a firma del proprietario Gianluca Ievolella in data il 20 luglio 2020 ha fatto questa richiesta di uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, così come di seguito specificato, ve lo leggo. Lavori di ricostruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo, progetto relativo alla ricostruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto, 18 milioni abbiamo richiesto. Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo via Altofonte via Belgio svincolo Perpignano 21 milioni e lavori di risanamento delle strutture di cemento armato eventi da realizzare sul Ponte Corleone di 11 milioni per un totale di 50 milioni e loro l'uscita sempre il provveditore alle opere pubbliche Ivolella. Pertanto sarebbe auspicabile nell'ambito della prossima legge di bilancio prevedere un finanziamento di complessivi euro 50 milioni sul capitolo 7544 per la realizzazione degli interventi sopra citati. Quindi c'è questa richiesta già diretta ma avanzata dal provveditore alle opere pubbliche per poter definitivamente avere e acquisire i finanziamenti per questo ovviamente finanziamento. Quindi ed è mandato al Ministero, diciamo, delle Infrastrutture, ovviamente in Via Noventano, e poi a noi, quindi, e dei Trasporti. Quindi la richiesta di finanziamento ovviamente c'è per tutto. Ulteriormente richieste, chiaramente bisogna poi, è un discorso ovviamente politico, perché purtroppo l'emergenza Covid poi crea anche ulteriori discrasie all'interno del bilancio dello Stato, ovviamente in questo senso. Poi per quanto riguarda altri aspetti, quindi delle criticità dei ponti, sono comunque state fatte, dico, questa riunione mi riallaccia a quello che diceva il dottore Pedicone. Sicuramente se ci si attiene alle misure previste, rischi immediati di crollo possono non esserci sicuramente,
Però è anche vero che noi dobbiamo trovare un percorso prioritario, così come stiamo facendo per i cimiteri, dove effettivamente si è creata questa task force con l'ausilio di tutte le aree dell'ufficio interessate. Dobbiamo anche in questo senso per i ponti creare la stessa task force, perché è l'unica maniera, quindi coinvolgendo. Infatti io le chiederò all'assessore Presti Giacomo di impulsare direttamente sia il sindaco che il vice sindaco, per poter far sì che anche dei loro tecnici possano in qualche maniera aiutarci a risolvere queste criticità. E ovviamente anche un intervento a Roma che dovranno fare per poter avere definitivamente finanziati queste somme che abbiamo perso, ovviamente. Questo è un primo step, però chiaramente poi per altre informazioni fate le domande che più vi aggradano, ovviamente. Nicola, sì. Ho detto anche che le abbiamo inserite anche nei progetti del Recovery Fund. Ah sì, giusto, scusate, bravo. Questo lo volevo citare anch'io, nel senso che quando abbiamo fatto, bravissimo Maurizio, mi sfuggiva, quando abbiamo fatto questo tour de force di 3 giorni per il Recovery Fund, ovviamente in ogni caso li abbiamo inseriti anche in questi fondi, nel caso in cui non dovessero arrivare, però era auspicabile non aspettare il Recovery Fund, perché ma se noi riusciamo ad ottenere questi finanziamenti direttamente ancora prima dal MIT sarebbe auspicabile, perché è anche sempre una corsa contro il tempo, però anche questi sono stati inseriti per intero, ovviamente. L'elenco del Recovery Fund penso che ce l'avete tutte, delle opere presentate, ovviamente, ma se volete poi diciamo ve ne posso dare copia, ovviamente. Benissimo. Io diciamo in questo momento mi fermo e aspetto vostre eventuali richieste di chiarimento. Bene, credo che la collega Gentile voleva avere risposta su una domanda che aveva fatto, se la vuoi ribadire, Gentile. Sì, beh, sicuramente questi chiarimenti sono stati molto utili, però in effetti resta da comprendere perché è spirato il termine dell'accordo quadro, quello della progettazione esecutiva dettata dal Comitato di Indirizzo e Controllo nel 2017, che poi è spirato nel 2019 ed riguardava l'affidamento della progettazione di ingegneria. Cioè, voglio dire, e perché sono passati tutti questi anni su opere che sono abbastanza urgenti, anzi molto urgenti, visto che sono strategiche per la circolazione della città, ma anche destano particolare preoccupazione per un fatto di sicurezza. Ora, questo il patto per Palermo, perché non si è intervenuti, perché non è stato immediato l'utilizzo di questi fondi, perché quelli ex Agent Sud ci ha spiegato chiaramente che insomma forse non sono mai esistiti in realtà, e quindi tutti gli anni passati si possono comprendere. Però dico, perché quelli del patto per il Sud non si è data una priorità forte a questo utilizzo, considerando anche che il raddoppio, cioè, c'era anche il raddoppio per della circonvallazione, insomma c'erano opere determinanti che hanno provocato pure morti, cioè, sottopassi, insomma una serie di opere a parte i ponti che onestamente andavano sollevate. Perché il patto per il Sud si è bloccato, non erano sufficienti i fondi, questo lo vorrei capire un po' meglio. E poi, se è possibile, appunto, rispetto proprio alla carenza di personale, visto che io le ho fatto pervenire il mio ordine del giorno, se lei mi può dare una valutazione proprio tecnica, perché vorrei che lo sposasse l'intera commissione questa mia proposta, quindi vorrei che insomma, i colleghi avessero una sua valutazione di queste mie proposte a breve, medio e lungo termine, perché io ritengo sia urgente che l'amministrazione si dia una programmazione rispetto al reperimento delle risorse umane a lungo termine, quindi attraverso i concorsi per le figure che proprio mancano dentro l'amministrazione, ma anche il ricorso alle piattaforme di progettazione, quelle nazionali, o il ricorso a una long list di professionisti, dipende poi dall'entità dei progetti, dalla qualità architettonica che si vuole avere e dalla complessità anche, come in questo caso, nelle case di progetti di ingegneria. Se un suo parere sarebbe molto importante. Posso rispondere subito? Allora, semplicissimo. Per quanto attiene l'aspetto
del patto per il Sud, io l'ho un po' ereditato perché è nato un po' nel periodo di vigenza di Arcuri Licassi, è stato fatto, firmato ovviamente a Roma per 322 milioni di euro, e questi 5 milioni circa, in totale sono 11 milioni, 5 milioni e mezzo per lo svincolo per Pignano e 5 milioni e mezzo per il Ponte Corleone, servivano semplicemente ad integrare ed adeguare i progetti ai maggiori costi da sostenere, perché ormai ovviamente erano dei progetti obsoleti e quindi bisognava adeguare i prezzi e tutto. Quindi secondo me a monte c'è un errore ovviamente che si è fatto, cioè nel dare per scontato che i finanziamenti ovviamente di Agensud, poi MIT, erano ancora validi e comunque avevamo la disponibilità per poterli utilizzare, perché se no sarebbe stato più logico, ovviamente questo è il buon senso che lo dice, se noi avessimo già saputo in quel periodo, nel 2015, fine 2015, che e non avevamo più, già non c'erano più le somme, ve lo posso garantire con certezza, residue per il Ponte Corleone, per lo svincolo per Pignano, quindi che poi abbiamo circa 40 milioni in totale, oltre i 10 che hanno messo nel patto per il Sud, avremmo potuto benissimo chiedere l'intera cifra e non saremmo ancora qui a discutere su questi aspetti. Quindi c'è un errore a monte nel non aver avuto la certezza, ma la colpa non voglio dire che sia degli uffici, ma sicuramente non c'è stata chiarezza da parte dei ministeri, perché ripeto, avrò fatto 5 o 6 lettere, sollecitato più volte per poter avere questa risposta negativa, perché comunque siamo usciti da un impasse, almeno sappiamo qual è, di che morte moriamo, tra virgolette, e purtroppo è così in questo momento. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante da chiarire. L'altro aspetto, quindi perché non si sono utilizzati i fondi per il patto per il Sud? Perché da soli non sono sufficienti a poter portare avanti il progetto, cioè nel senso che noi ora finiamo le gare di progettazione, si possono aggiudicare, però fino a quando non abbiamo la copertura finanziaria non possiamo portare avanti chiaramente le opere pubbliche in questo senso, queste due opere pubbliche. L'altro aspetto importante, invece, io ho letto e devo fare un plauso al consigliere, nonché architetto e collega Milena Gentile, perché ha affrontato un problema a me molto a cuore, devo dire la verità, perché pur non essendo non più in tenera età, però dico, sono sempre attento a tutte le innovazioni, perché dobbiamo chiaramente adeguarci e non essere sempre il fanalino di coda. BIM, parlo di BIM, quindi che è questa nuova metodologia innovativa che è già attivata in tutto il mondo, noi siamo sempre gli ultimi ad arrivare, c'è una normativa nazionale che prevede che nei vari step da qui al 2025 dobbiamo applicare questa metodologia obbligatoriamente per tutte le opere pubbliche dal 2025. Poi ci sono vari step, 15 milioni, sopra soglia, sotto soglia, sopra il milione, cioè chiaramente ci sono vari step da qui al 2025. Chiaramente io me ne ero già interessato, poi chiaramente non posso occuparmi di tutto, avevo avuto contatti ed è importantissimo intanto che si crei una task force all'interno del comune per imparare, perché tutti i tecnici del comune dovranno imparare a lavorare in BIM ed essere comunque a conoscenza di tutto, per quanto riguarda soprattutto il RUP, ma anche tutti gli altri tecnici. E poi sicuramente ci sono tantissimi giovani che sono BIM manager, BIM project, BIM specialist, cioè è il futuro, e dobbiamo fare degli accordi con gli ordini per poter creare, perché noi siamo veramente in una situazione drammatica per quanto riguarda le progettazioni. Ne dice sì, fai le gare di progettazioni, hai il decreto semplificazioni, ma poi ogni cosa che si fa, la burocrazia, non avendo, no, ecco, dico in assoluto la più grande criticità del Comune di Palermo è non avere la possibilità di nominare dei responsabili unici del procedimento delle opere pubbliche, che siano tutti validi o comunque tutti competenti in alcuni ambiti. Questo è il problema più grave, sono pochissimi, perché poi se io do un responsabile, io al momento mi sono ritrovato nella mia vita, vabbè che sono sempre stato un pazzo, anche 50 incarichi di RU. Ora fino a 3-4 incarichi già è difficilissimo, quando si supera questa soglia diventa impossibile gestirli, perché significa non fare bene il proprio lavoro, non prestare quella giusta attenzione a un appalto pubblico, soprattutto quando gli appalti pubblici sono, come nel caso dei ponti o di altre opere infrastrutturali importanti, così delicati. Quindi è importantissimo, infatti io dico a tutti di leggere questo ordine del giorno e trovare anche e dare proprio questa mano d'aiuto, ma proprio deve essere per il bene della città, deve essere trasversale da parte di tutte le forze politiche, perché è l'unica maniera per poter risollevare un minimo le sorti di questa città e degli uffici tecnici che sono per ora sotto pressione. Io parlo sempre assai, però dico per qualsiasi altra cosa chiaramente poi. Grazie, non avevo dubbi che lei ovviamente è sempre avanti, l'architetto Di Bartolomeo, ci avesse già pensato.
Il rischio però purtroppo, se posso, se il Presidente non si arrabbia, intervengo, casomai mi interrompe, che sarebbe quello che purtroppo manca, è che non è, o forse sarebbe più difficile dare all'esterno una visione generale, una programmazione. Perché senza di quello anche importantissimi, grandi, piccoli interventi di qualità perdono molto di valore. Era quello che avevo detto in risposta all'ODG di Milena, che condivido, però che purtroppo continua a mancare sempre una programmazione e una pianificazione, senza la quale tutto il resto purtroppo perde molto. Non so se io questa osservazione ovviamente la condivido in pieno, ma non perché l'architetto di Bartolomeo non abbia una visione strategica. Io mi rendo conto anche dall'elenco dei progetti che oggi sono stati messi nel recovery fund che c'è una parcellizzazione dettata dalla urgenza, dalla necessità di trovare fondi per opere che ci trasciniamo da dove. Sì, ma io non mi riferivo all'architetto di Bartolomeo, questo è un problema più politico, di mancanza di visione, di pianificazione, di programmazione, però prettamente politico. È un aspetto molto importante, perché dovrebbe essere, non a caso si chiama Next Generation, proprio perché dovrebbe dare un impulso di sviluppo forte, per regalare, per donare la nostra città rinnovata, nuova, alle nuove generazioni. Sì, ma ti devi chiedere prima che città, il problema è questo, che non c'è. Perdere. E io chiedo, infatti, chiedo all'architetto di Bartolomeo, che sicuramente il problema se l'è posto, che ne pensa al riguardo e se possiamo ancora modificare l'impianto di questo recovery fund, cercando di reperire altre forme di finanziamento che magari ci siamo persi lungo la strada, che possiamo ancora ritrovare, perché il recovery fund è prezioso per dare un impulso nuovo. Allora, scusatemi sì. Un attimo, io purtroppo, siccome la riunione si è protratta, che era dalle 10 alle 11, io purtroppo ho una visita medica alla quale non posso mancare, diciamo, personalmente, quindi mi dispiace, ma purtroppo non posso più partecipare alla riunione, quindi mi dispiace, ma devo abbandonare, perché ho questa visita medica già programmata da tempo e pensavo, diciamo, di faccia, ma la riunione si è protratta oltre i termini, diciamo che erano già. Non deve vedere altre giustificazioni. La ringraziamo per la sua partecipazione, per noi proseguiamo i lavori, in bocca al lupo per il suo visito o esami che deve fare. Va bene. Del resto ormai ho un'età anch'io e l'età passa per tutti. Poi mi raccorderò con l'architetto di Bartolomeo, il mio capo area. Certo. Sì, facciamo subito queste lettere al comando dei vigili urbani, sia per quanto riguarda le pattuglie che per quanto riguarda l'autovelox. Va bene. Okay. Va bene, allora un saluto a buona tutti. Buona giornata, dottore Pedicone. Arrivederci, dottore Pedicone. Ciao, a presto, Maurizio. Arrivederci, grazie. Allora, a quest'ultima richiesta delle colleghe Argiroffi, Gentile, se possiamo dare. Sì, no, mi fa piacere parlare di questo, devo dire la verità, sì. Perché sia perché sono stato coinvolto in una full immersion di 3 giorni con il sindaco e con Galluzzo e gli altri, e devo dire proprio questo, che intanto faccio prima una premessa. Parliamo prima del primo libro dei sogni, che è il famoso programma triennale opere pubbliche e l'elenco annuale. Intanto, e rispondo in questo senso, noi abbiamo già predisposto, ovviamente, anzi siamo da tempo, devo dire la verità, quello del 2020. Infatti ora sarebbe opportuno ora parlare... Ora non è arrivato nulla. E sì, ora diciamo è stato un po' stoppato dall'assessore Prestigiacomo, però io gliel'ho sollecitato perché volevo forse inserire qualche altra cosa in funzione, che lei, devo dire, è brava a ricevere, ha un buon rapporto con la regione, riesce più o meno anche ad avere qualche finanziamento in più da parte della regione.
quindi questo è urgentissimo anche per, quando parliamo di programmazione, lì avete possibilità di poter anche nei limiti purtroppo consentiti dai finanziamenti di poter comunque fare delle modifiche. Poi sul recovery fund, ecco, questo è un altro problema, perché noi abbiamo fatto un po' da attrattori, ricettori di tutte le richieste della città metropolitana, di tutte le aree della città, ma non solo, c'è l'esercito, c'è, non so se l'avete letto tutto questo libro di 4 miliardi e 650 milioni circa. Ci vorrei mandare un nuovo elenco aggiornato, perché io ho un elenco non aggiornato. Sì, l'ultimo, ora me lo faccio dare, perché anch'io ho la versione che c'ho nell'ultima. Poi è stato fatto all'ultima ora, Pietro Nome Gallucci ha fatto delle piccole modifiche. E quindi, però devo dire la verità, vi dico quali sono le mie perplessità, al di là di alcuni interventi che sono stati un po' da noi, da questa mini commissione col dottore Sacco, diciamo a monte, diciamo, cassati. Ma il fatto che, se noi guardiamo tutti gli interventi chiesti, non sono, diciamo, tutti così perfettamente rispondenti a quello che dovrebbe essere proprio l'idea del recovery fund, che è quello invece di fare una svolta definitiva, diciamo digital green, per quanto, quindi dobbiamo noi portare avanti più che altro il discorso, che poi devo dire Palermo è anche abbastanza avanti, perché noi abbiamo l'anello telematico, siamo state una delle prime città a dotarci dell'anello telematico, e comunque infatti i progetti SISPI sono molto interessanti in questo senso, cioè ci sono i progetti a cui bisogna dare priorità, appunto riguarda il lavoro, tutto quello che riguarda la città smart, che riguarda la digitalizzazione completa di tutto, a maggior ragione in emergenza Covid, tutto quello che riguarda il green, che devo dire, vi devo dire una cosa importante, visto che il primo regolatore ancora non riusciamo a vederlo, che è in perfetta sintonia, perché ecco, questa è una cosa che non sa nessuno, cioè io l'unico sforzo che ho fatto realmente è quello di cercare di evitare discrasie, cioè di calare i progetti che erano in qualche maniera previsti nel nuovo piano regolatore generale, anche sia non solo per quanto riguarda proprio l'aver già calato questi progetti, ma anche come idea, ideologia, cioè l'idea di poter portare avanti questo discorso green con il way, blue way e città smart, queste diciamo esistono e sono molto forti all'interno del piano regolatore, di cui mi piacerebbe discutere prima o poi, ma non credo che ce la farò visti i tempi del genio civile. E comunque, ed è importante, infatti, per esempio, ve ne dico uno, la tangenziale che era stata riproposta dalla provincia per circa 500 milioni di euro è stata cassata, perché non è più rispondente alle esigenze né nostre né dell'ANAS, né era stata inserita nel piano regolatore generale, mentre esisteva nel piano strategico. Quindi io penso che questi 4 miliardi e 650 milioni, molti purtroppo non verranno finanziati materialmente, perché non sono così attinenti a quella che è ovviamente la tematica della Comunità Europea. Mentre ci sono alcuni progetti proprio che cadono ad hoc per tutto. Quindi mi sembra sempre anche lì veramente ancora più il limbo dei sogni. Noi in realtà già con 1 miliardo e 800 milioni riusciremmo a risolvere, penso, che tutte le criticità della città, senza andare ad opere eccessivamente ciclopiche oppure comunque che non hanno, perché dico, prima di fare sicuramente il museo della città, me ne viene uno importantissimo, però sicuramente è un pallino di noi architetti, però sicuramente davanti ai ponti, davanti alle criticità dei raddoppi, davanti a tante altre emergenze che abbiamo, non possono mai avere la stessa priorità, quindi è giusto creare un libro delle priorità per poter intervenire, e quindi anche lì se si dovrà tagliare, secondo me infatti l'altro momento importante sarà quando dovremo in qualche maniera sederci in un tavolo e decidere cosa tagliare e cosa portare avanti, ed è importante avere anche degli indirizzi, secondo me, di natura politica e non solo, perché il fatto che molte cose sono state fatte per la fretta in tre persone, senza avere poi un confronto politico, secondo me è la carenza della richiesta del recovery fund. Questa è secondo me la principale criticità oggi. Ma rispetto ai fondi strutturali e alla regione, il rapporto appunto con i fondi regionali, perché non si... cioè molte opere urgenti non si fanno più. Ma alcune opere devo dire, ora qua
chi se ne occupa direttamente ha anche avvocato rispetto a me, perché visti i rapporti diretti che c'ha con Bellomo, Fulvio Bellomo e con gli altri, la Prestigiacomo, l'assessore Prestigiacomo li cura direttamente molti rapporti in questo minuto con la regione, ci dividiamo i compiti in qualche modo, però è riuscita a recuperare dei fondi che prima erano perduti, così come sono stati recuperati in somma urgenza, che è importantissimo, il fatto che questi 500.000 euro per poter realizzare, per poter consolidare ovviamente il canale, ovviamente Bocca di Falco, che sono stati facendo questi lavori urgentissimi da fare, che saranno iniziati in somma urgenza adesso. Ecco, questa è un'altra criticità che viene risolta così. Detto, non si può comunque continuare ad andare avanti con l'emergenza, ma dobbiamo sicuramente, con aiuto vostro, potrebbe essere quello di compulsare un po' il sindaco, il presidente, anche tramite il Presidente del Consiglio, per vedere di fare anche una ricognizione intanto dei tecnici che ci sono, per aiutarci almeno nelle nomine dei RUP, e poter, che sono fuori dall'area, che sono tantissimi anche nell'area verde e tutto, perché se arrivano veramente questi fondi non saremo in grado, perché qua non è un problema di dare tutti gli incarichi all'esterno, che sicuramente dovrà essere fatto così, ma quello di avere almeno un numero adeguato di RUP per ogni incarico che possa gestire l'appalto all'interno e poter avere dei che non siano oberatissimi, perché non posso dare decine di incarichi di RUP a quei pochi funzionari che ci sono ovviamente. Il vero problema è questo, fare una ricognizione definitiva all'interno del comune, perché io penso, e qua voglio essere un po' polemico, che se si fa un qualcosa in meno come decoro urbano e qualcosa in più come opera pubblica, forse ne guadagniamo tutti. Lo sapete che io sono un po' polemico. Una cosa volevo dire, una delle domande che Giulio Giroffi ha posto oggi era proprio su questo tema. Cioè, esiste un documento che sia stato trasmesso, per cui chiaramente a cui è stata data una risposta da parte dell'amministrazione, limitatamente ad alcuni temi. Ecco, il problema era proprio questo con il dottore. Rimediatamente al tema dei ponti, che è un'emergenza, diciamo, secondo le nostre poche conoscenze, che ci preoccupa. Voglio dire proprio questo, a seguito di questa riservata mandata anche a me, però in realtà io posso relativamente, perché siamo all'interno, cioè quel problema è un intervento esterno, che è del 7 ottobre 2020, mandata al segretario generale, anche dove si chiede di trovare anche uomini e mezzi, e non c'è stato ancora un riscontro in tal senso. Ecco, questo vogliamo sapere, questo è importante per noi, perché domani, quando lei mi dice di compulsare l'amministrazione, noi la compulsiamo l'amministrazione, e a questo punto possiamo pure dire, vi è stato detto ufficialmente che c'è la necessità di questo, di questo, di quell'altro, e sui ponti di questo. E questo. Le dico, questa riservata. E poi le dico, a questo non rispondete. Ecco, cioè, l'oggetto della riservata, che non posso leggere tutta, perché che ha fatto a firma del dottore Pedicone, ma fatta sicuramente con l'architetto Cittati e con altri, che appunto, ripeto, è del 7 ottobre 2020, ha come titolo: interventi di adeguamento e potenziamento dei ponti stradali della città di Palermo. Riscontra a nota protocollo 832973 del 16 settembre 2020, quindi è specifica, sono due pagine fitte su tutti i ponti. Sì, però architetto, è esattamente sì, quello che noi stavamo rilevando, cioè che questa riservata, che in parte c'è nota perché è stata sul giornale, pure è stata uscita in parte. Sì, ok. Comunque il presidente del Consiglio comunale l'ha trasmessa su richiesta dell'assessore Prestigiacomo, fatta il 6 ottobre in aula a tutti i consiglieri. Sì. Quello che a me fa impressione è che questa nota arriva in risposta a una richiesta del presidente del Consiglio comunale. Se il presidente del Consiglio comunale non avesse fatto la domanda, nessuno avrebbe avuto il pensiero a fare una segnalazione del genere. Come lei giustamente dice, cioè, a parte quando dice meno decoro urbano e più infrastrutture, a me fa ridere, perché meno decoro urbano di quello che abbiamo in questo momento significa, cioè, non ce n'è, a meno che non si considera una linea sull'asfalto un decoro urbano. Ma, però devo dire, molti tecnici sono stati distratti in altri... Però non si capisce esattamente cosa, perché se quello di Piazza Borsa, che deve essere un intervento temporaneo, è un decoro urbano, forse è meglio che li rimettiamo
tutti a fare strutture. No, ma, lui, ma non perché l'architetto non parlava del decoro, del decoro, ma del personale che è stato utilizzato per il esatto, bravo, esatto. È questo, allora ha maggior ragione a fare calcoli. Però quello che emerge, che a me preoccupa, è che questa amministrazione in questi 18 anni, no questa, tutte quelle si sono alternate in questi 18 anni, in realtà hanno certamente sottovalutato il problema. E anche oggi, quando lei cita la risposta del 7 di ottobre, a me impressiona come che non ci si è pensato in autonomia e questa risposta, le linee guida esistevano indipendentemente dalla domanda fatta dal presidente del Consiglio Comunale. E mi impressiona che di tutto questo non c'è traccia scritta. In sua assenza, il dottore Pericone ci ha detto di non avere ricevuto, nonostante lo abbia richiesto verbalmente e non per iscritto, alcun passaggio di consegna dal Raineri che lo precedeva nel ruolo. Questa cosa è inaccettabile, com'è inaccettabile che a noi venga data come risposta, ma io sono qua da un anno, quello che succedeva prima non lo so, perché non stiamo parlando di dipingere bene o male una strada, stiamo parlando di un ponte in cui in realtà io non sono così sicura che ci siano garanzie, perché anche la relazione ultima di 2 anni fa non ci rassicura del tutto. Quella fatta veramente con i crismi è quella del 2002, che denunciava uno stato gravissimo, in parte tamponato da un intervento provvisorio, e provvisorio non vuol dire 18 anni, provvisorio vuol dire provvisorio, in attesa di fare un intervento sostanziale che dal 2002 ad oggi non è stato fatto. Quindi io mi sento un poco in mano al nulla, se non, si può, non c'è neanche una relazione che arriva autonomamente, se non in risposta a una legittima domanda fatta dal presidente del Consiglio Comunale. No, comunque nel tempo sono state fatte, sui ponti, dico, sono stati fatti anche nel passato, ci sono state riunioni in consiglio e tutto. Il problema esiste, si pensava di risolverlo definitivamente, scusate, ma quei telefoni continuano a squillare ininterrottamente. Sicuramente avete ragione, come io sono, mi guardo, non so se guardarmi più dal lato tecnico, dal cittadino in questo momento, quale sarò tra breve, però effettivamente dico, se qualcuno è subito, secondo me la priorità è quella di andare a fare una verifica, e allora possiamo vedere di trovare, però dico, all'interno posso dirvelo chiaramente, dell'area tecnica ormai io ho strutturisti bravi in ponti, posso dire di non averne, forse solo l'ingegnere Bellomo, di fare un'ulteriore verifica adesso subito, cercando almeno 3 strutturisti all'interno del comune di Palermo, intanto per un'ulteriore verifica. Ma dopodiché se si deve chiudere, si chiude a un certo punto, se dovessero nascere problemi gravi. Se non si possono... Attenzione, abbiamo detto un attimo fa delle cose diverse, ora stiamo parlando addirittura se si deve chiudere, si chiude. Cioè, no, non voglio dire, faccia... cioè, nel senso che se facciamo un'ulteriore verifica. Chiudere, dico... Ritengo che non possa essere né l'amministrazione né i dirigenti dell'amministrazione. Si chiude, mi ero permesso di dire da non tecnico, nella misura in cui si trovano delle gravi carenze strutturali, non perché ad oggi nessuno l'ha attestato questo. Anche l'ultimo appena inaugurato Morandi, nessuno ha l'assoluta certezza che non crolli mai. No, secondo me l'unica cosa che bisogna fare per ora è rispettare pedissequamente quelle che sono le indicazioni. Detto da lei che se si rispettano pedissequamente le indicazioni date, siamo, diciamo, in una relativa, sì, per ma come infatti ha mandato la circolare sicurezza. Fabrizio ha mandato già subito una nota, da domani parte la nota per i la deviazione dei tir. Ora quello che sta dicendo il dottore Di Bartolomeo è che vuole affidare un controllo, una verifica, esatto, a 3 tecnici, per restare tranquilli e sereni lui, noi e la città. A questo punto ritengo indispensabile prendere 3 tecnici esperti in struttura che fanno un'ulteriore verifica intanto. Solo dopo... Se dovesse succedere, se deve chiudere, cioè, era l'estrema razza, era da scongiurare. E questo è relativamente alla sicurezza. Invece, relativamente alla manutenzione del ponte, alla progettazione delle 2 nuove bretelle, siamo assolutamente fermi, giusto? Non esiste né una gara per la progettazione. No, no, la gara è in itinere, la gara della progettazione. Io non ricordo se è Pedicone il presidente o la Ferreri, uno dei due, perché sono tutte e 2 le gare. Sono io per Pignano e uno lì. Adesso qua mi sfugge perché, diciamo, oggi però sono ancora in autoquarantena fino a domani e quindi... No, scusa, è che ho detto Di Bartolo. Sì. Quindi è stata fatta una gara...
per... Sì, se mi aspettate un attimo, chiamoli Nengen in Travaglia dal vivo e mi informo esattamente. Questo è... Sì, chiudo un secondo, lo chiamo e vi do risposta in tal senso. Così abbiamo qualcosa di più certo. No, è chiaro, se c'è una gara, allora, significa... Giusto, già vuol dire siamo avanti, se c'è la gara già siamo significa avanti. Che ci sono i fondi per la progettazione, se c'è la gara ci deve essere i fondi. E infatti quando io mi preoccupo che voi andate a cercare altri fondi, significa che quelli di prima non ci sono più. E la mia preoccupazione era proprio questa. Comunque alla segreteria in questo momento chiedo cortesemente di inoltrare una nota all'assessore Prestigiacomo relativamente al piano triennale delle opere pubbliche. Okay. Ascoltato, caro mia? Sì, grazie. Siamo presenti, Presidente. Grazie. Quindi è importante che cominciamo aspetta un attimo, scusate se vi interrompo. Sì, sono con l'ingegnere in Travaglia, ma ha detto che per quanto riguarda il ponte, visto che c'è la copertura del... È stata già aggiudicata la gara di progettazione, un gruppo di professionisti, dicevi? Non so se... Potrebbe essere uno certo Cassata, dici? Non lo so. Vabbè, ora vediamo. Ora allora fai una cosa, mi fai una cortesia, mi puoi dare informazioni? Se li sai subito, ancora meglio, così li comunico in diretta alla commissione consiliare. Sarebbe fantastico, fantastico. Sì. Va bene. Abbiamo ricevuto in diretta questa. Mentre invece per quanto riguarda lo svincolo Perpignano, la gara è in corso di progettazione, perché c'è già la copertura finanziaria col patto per il sud, giusto? Va bene. È presidente Pedicone, va bene, deve convocare la gara. Allora, se ti informi di questo, me lo fai una cortesia, me lo dai in diretta. Beh. Ma noi da dove lo conosciamo? Sì, chi se l'ha giudicata, va bene. Perfetto, grazie, sì, ciao. Noi da dove lo conosciamo questo Cassata, non mi ricordo. No, non lo so, comunque neanche in Travaglia... Io non l'ho Cassata a Palermo, l'avrei sentito dire milioni di volte. Io a Pasqua di solito. Cassata la conosciamo tutti. No, comunque adesso mi dà risposta, perché Ingegneri in Travaglia in questi anni è stato quello che ha curato ovviamente tutti, quindi è la memoria storica rimasta, perché io diciamo è solo da un anno che me ne sono tornato ad occupare, quindi adesso ci danno informazione. Quindi una è stata aggiudicata, per l'altra c'è però la gara in itinere per lo svincolo Perpignano invece, ed è per il presidente, e stanno continuando le operazioni di gara. Quindi spero di riuscire entro 5 minuti ad avere la risposta, se no comunque la mando casomai ufficialmente con mail. Ma ce la manda alla segreteria della commissione, così la commissione lo gira a tutti poi i colleghi. Certo. Ritengo che tantissime domande siano state date e le risposte esaustive. Ci sono ulteriori domande da fare? No, queste erano le notizie più importanti. Dopo 2 ore e 25 minuti siamo arrivati a comprendere. Siamo riusciti. Ripetere giova, caro Fabio. No, non è ripetere, abbiamo parlato di tutto, abbiamo fatto processi, sentenze, veramente siamo arrivati a comprendere lo stato dell'arte. Devo dire la verità. Abbiamo, per fortuna, scusami Presidente, la progettazione forse... aggiudicata, sicuramente aggiudicata, vi dirò poi che è il gruppo di progettazione. È stata aggiudicata, non sappiamo ancora a chi, ma arriverà la notizia ufficiale a chi è stata aggiudicata. No, più che a chi, che a me non interessa proprio, a me interesserebbe i tempi, diciamo, che vengono dati per la progettazione. 5 anni intanto, che è stata... Credo che era il 2014 o il 2015, ora chiediamo conferma all'architetto di Bartolomeo. Sono 6 anni per fare... e scoprirlo poi magicamente. No, non credo, però così indietro non credo. È una frase che tu debba per forza sempre togliere valore alla conversazione, si è avuto. Per me quello che è emerso è gravissimo, cioè che il capo area
constati come cittadino che non viene rispettato il limite di velocità, per esempio, non gli venga in mente di chiedere alla polizia di fare un di mettere un punto là, mi sembra follia, così come mi sembra follia che non ci sono i tecnici e che lui non pensi di scrivere per rappresentarle, mi sembra follia che non metta per iscritto la richiesta di passaggio di consegne, mi sembrano tutte cose di una gravità estrema, ma evidentemente viviamo su pianeti diversi. Intanto scusa, una precisazione, il Pedicone è dirigente del settore opere pubbliche e dirigente del servizio infrastrutture e servizi a rete, quindi riguardano i ponti. Il capoaria però ancora per poco sono io, e comunque io personalmente ho fatto delle richieste di personale in quest'anno, l'abbiamo fatto in più occasioni, sia per quanto riguarda quello amministrativo che tecnico, almeno 6 o 7 mail le ho fatte partire in maniera autonoma, però per quanto riguarda l'intera area, non specificatamente un servizio. Poi sull'aspetto vigili, chiaramente ho la maggior ragione ed dobbiamo... Però è importante che ci sia una pattuglia, perché non basta l'autovelox. Il vero problema lì, ecco, diventano gravi le situazioni se passano dei tir enormi come quello che si è visto nel servizio delle Iene. Sì, sì, sono un deterrente, ci vuole la pattuglia, sì, sicuramente. Sì. Ma richiedo nuovamente, ma la deviazione dei tir non si può disporre? Ma già è disposta. Ah, è disposta, non possono passare da lì, passano abusivamente. Ah, passano abusivamente, ho capito. Questo ecco perché la pattuglia, ecco perché la pattuglia. Ecco perché chiedevo a Pedicone se avesse fatto delle richieste, visto che aveva constatato da cittadino, come ci ha raccontato, che non venivano rispettate le ordinanze. Bene. Io ritengo facciamo, la risposta l'aspettiamo, perché è interessante sapere se la gara è stata la gara è stata sicuramente aggiudicata, sicuramente mi ha detto, sappiamo i tempi di realizzazione e per questo ora mi informo anche di questo, se volete vi mando una mail direttamente per ora c'ho un'altra videoconferenza dopo, per questo mi sollecitano l'altra. Beh, qua è continua praticamente, non abbiamo più. Puoi inviare oltre alla mail anche l'elenco aggiornato del Recovery Fund, dei progetti sul Recovery Fund, così anche. Allora lo chiedo a Pietro Galluccio, perché lui c'ha l'ultima, perché siccome non riguarda solo il comune di Palermo, ma anche altri enti, dall'esercito alla città metropolitana, glielo chiedo direttamente a Galluccio, ve lo faccio avere. Grazie. Va bene. Grazie, sì. Dall'attesa che dove facciamo? Decidiamo di aspettare o per la curiosità di avere il... Ma se appunto ci possiamo aggiornare, così faccio intanto l'altra conferenza e parlo meglio con lo richiamo un attimo io, vediamo un attimo. Vedo se riesco... Così se l'abbiamo, così noi chiudiamo questa. Si chiama un attimo e vedo se mi può dare la risposta. Sì. Allora, ho l'ingegnere Intrevaglia al telefono, parla direttamente, così io riferisco. Quindi detto che è stata aggiudicata invece adesso, ad ottobre addirittura. Un gruppo di progettazione di professionisti qui rappresentati di Milano. Sai il nome? Il referente per Palermo è l'ingegnere Ruggero Cassata, lo stesso del tram. Però un gruppo che fa capo a Milano, diciamo.
Okay, i tempi, sì. Architetto. Sì, va bene, questo sono. Per avere informazioni maggiori, chi se ne occupa? Chi ha questi dati per poter eventualmente, se loro vogliono, accedere agli atti? Perfetto, sì. A quanto pare c'è una determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva che aveva predisposto l'ingegnere Verga prima di andare in pensione, che dovrebbe essere ora sottoposta alla firma del dottore Pedicone. Va bene, quindi questo è un dato certo ufficiale, quindi una cosa ufficiale, quindi tra poco si sapranno tutti i nomi e tutto. E i tempi quali sono, te lo sai? Addirittura... Ho 60-90 giorni comunque dovrebbe, poi caso me lo fai avere poi. Comunque nella determina ci sarà scritto ovviamente. Hai idea l'importo quant'era orientativamente? Quindi l'importo della progettazione è 3.960.000. Quasi circa 4 milioni di euro. Perfetto, ti ringrazio. Ci aggiorniamo dopo noi. Sì. Ah beh, poi alla prima occasione mi dai una scheda, sì. Mi fai una scheda, va benissimo, perfetto, ti ringrazio, a presto, sì. Ciao, grazie, ciao, ciao. Penso che mi avete ascoltato. Ma solo 60-90 giorni per la progettazione. Lui non ricordava in Travaglia, però adesso perché l'ha fatto l'ingegnere Verga, appunto, che dal 1 ottobre è andato in campo. Posso fare una domanda? Perché io di questa gara di progettazione so che era per l'adeguamento prezzi e normativa del progetto quello fatto, che poi stava realizzando la carta, parliamo di Arici e Costantino, se non sbaglio. Quindi... se non capisco male, cioè se quello che io sono riuscita a ricostruire è vero, loro dovrebbero anche quindi nell'aggiornamento fare una verifica dello stato dei luoghi, quindi non è più necessario che siano gli uffici i tecnici comunali a farlo, ma a questo punto la fa chi deve fare l'adeguamento, cioè non è un progetto nuovo, l'oggetto del concorso internazionale è l'adeguamento del progetto precedente. Baio? Sinceramente non so rispondere perché non ho qui con me gli elementi, perché non me ne sono interessato direttamente. L'ingegnere Verga purtroppo ormai l'abbiamo perso, perché lo possiamo contattare telefonicamente, è sempre disponibile. Comunque ho chiesto all'ingegnere in Travaglia di fare una scheda e di darmi tutti i dati. Sono abbastanza sicuro di quello che dico. E poi ve la giro, diciamo. Ecco. Sono abbastanza sicuro dell'aggiornamento di quel progetto fatto da Costantino. Certo, è probabile, è chiaro che l'importo è anche abbastanza alto, sono circa 4 milioni di euro, quindi ci saranno... delle ovviamente integrazioni. È fantastica, a Palermo sono sempre gli stessi i progettisti che lavorano, sono più bravi degli altri. Mi sembrava conducente la proposta dell'architetto consigliere Giulia Giroffi nel dire che a questo punto, se i termini sono davvero così corti, così stretti, 60-90 giorni, forse non occorre nemmeno più fare un'indagine come comune. Certo, cioè, ora controlliamo questo. Appena faccio vedere. È chiaro che loro nella fase di progettazione, certo, sicuramente faranno delle indagini. Dei saggi li devono fare per forza, se no vanificano tutto. Sperando appunto che siano dei saggi che non riscontrino ulteriori criticità. Sì, allora di questo mi faccio carico io, mi faccio dare questa scheda e la mando direttamente con via mail alla commissione, così tutti ne potete prendere visione. Perfetto, grazie tantissimo. Perfetto. Colleghi, possiamo secondo me passare alla lettura del verbale. No, io ritengo che il verbale sia un poco più complesso rispetto alle altre giornate, per cui sono convinto che per il lavoro della segreteria occorra sistemarlo in maniera dovuta e lo possiamo approvare direttamente domani. Presidente, io il verbale l'ho steso, come ha detto bene lei, che, scusi, chiaramente... Consigliere da lei, che sono più esperto. E infatti, sto proprio dicendo questo, Presidente. Magari ci dai una lettura attraverso la... No, ma dicevo proprio questo. Ho qualche cosa. Anche perché non avendo proprietà, non conosco la stenografia, quindi... Bravo, certamente bravo, molte bravo. Cose le ho dovute saltare facendo un sunto. Era un suggerimento che lanciavo per l'esperienza che ho
per gli cavolo, aspetti tecnici. Ma certo che, ma sono certo che l'accolgo e lo faccio mio, anzi. Va bene, ti ringrazio. Vabbè, io posso togliere il disturbo che ho un'altra conferenza. Sì, la ringraziamo. Spero di poterla vedere al più presto con il piano generale delle opere pubbliche. Va bene, ora compulsiamo l'assessore. Già, oggi facciamo partire la richiesta per avere già il documento, la delibera, certo. In maniera che poi programmiamo l'incontro. Va benissimo, bene. Buona giornata. Grazie, una buona giornata. Buongiorno architetto. Allora, colleghi, vista l'ora e i lavori come sono andati, ritengo che sia opportuno rinviare a domani l'approvazione del verbale, perché sono certo che non essendo stata una seduta tranquilla, ci sia stato qualche momento in cui la segreteria ha dovuto in alcuni momenti prendere solo appunti. Sì, Presidente, ma anche se la riunione è durata 2 ore e 40 minuti, sempre sintetico adesso il verbale. Sì, infatti, non scendere nel dettaglio. Io andrei, guarda, lo farei proprio, anzi, visto che è così complessa tutta la discussione, andrei proprio molto, molto, molto leggero e lasciare poi a chi vuole approfondire. Appunto per questo, magari lo guardiamo, lo facciamo leggero domani. Va bene, come dici tu. Pure a me sembra conducente, ma sono d'accordo con Fabrizio, come invito alla segreteria per domani non perdere 2 ore nella preparazione. Assolutamente. Mantenetevi assolutamente sintetici, tanto c'è il video integrale e chiunque consiglieri, se mi posso permettere, io vi ringrazio, era questo il senso. Chiaramente anche la velocità di esposizione di alcuni di voi, non chiede l'architetto Di Bartolomeo, che è proprio risponde tipo a valanga, giustamente. Quindi non ho potuto fare altro che sintetizzare quanto detto. Grazie. Va bene, ok. Allora, colleghi, alle ore 12 e 39. E 39? Bene. Sì. Dichiaro chiuso la seduta. Ci aggiorniamo a domani alle ore 10. Buona giornata a tutti. Bene. Grazie. Interrompo la registrazione. Buona giornata a tutti, anche a voi. Giulia, ti volevo fare una domanda. Eccomi.